E riporto i saluti anche della professoressa Giuseppina Barsacchi dell'Accademia Nazionale dei Licei, si rammarica molto di non essere con noi oggi ma ha impegni privati, eh, speriamo di, di averla con noi al più presto. Eh, Giuseppina Barsacchi in particolare mi ha detto di salutarvi eh, con grande calore. E di portare i suoi saluti anche ai vostri studenti, che poi sono l'obiettivo del nostro essere qui e del nostro lavorare tutti i giorni. Da eh, parte mia desidero ringraziare moltissimo la Scuola Normale Superiore che ci ospita e l'Accademia Nazionale dei Lincei che organizza, finanzia e sostiene questo ciclo di incontri e in modo particolare vorrei ringraziare tutto il personale dell'Ufficio Comunicazione della Scuola Normale Superiore che eh, si prodiga sempre per permettere il miglior svolgimento possibile dei nostri incontri e che ci segue, vi segue con, sempre con grande professionalità e gentilezza. Eh, mi rammarico che anche quest'anno le richieste di iscrizioni siano state più dei posti disponibili. Eh, me ne rammarico perché, appunto, la, la, cap la capienza dell'aula, questa e della sala azzurra, dove saremo le prossime volte, è quella che è, i posti fisici non si possono moltiplicare però ricordo a tutti e prego di farlo presente ai colleghi che le, i nostri incontri vengono videoregistrati e sono messi in rete sul canale Youtube della Scuola Normale Superiore in genere già il giorno dopo ecco quindi chi volesse rivedere o vedere i nostri incontri può farlo eh, con un Brevissimo ritardo temporale. Allora, io lascerei subito no, su la parola, non vorrei altro tempo, alla professoressa Elena Pistolesi dell'Università di Modena e Reggio Emilia, che ci parlerà di leggere la grammatica, un percorso tra regole ed educazione tumoristica. La lezione sarà seguita dal laboratorio tenuto dalla professoressa Francesca Faleri della scuola secondaria di primo grado Mazzini di Livorno, eh, che ascolteremo dopo la pausa caffè che servirà la lezione della professoressa Pistolesi. Le lascio la parola e vi ringrazio ancora. Mi sentite? Sì, chiaro, forte. Dunque, il, per forza. Dunque, l'argomento scelto quest'anno per il ciclo di incontri di quest'anno è la grammatica. Eh? Cioè, la grammatica e eh, come eh, leggere. Ci sono due incontri che sono collegati tra di loro: leggere una grammatica e poi scrivere una grammatica. E è una lezione che sarà tenuta dal professor Tavoni dell'Università eh, dell di Pisa quali argomenti affronteremo premessa affronteremo tutti questi argomenti e vorrei da parte vostra come cercato di fare io di non Parlare di grammatica in forma dogmatica, eh? perché proprio è questo il punto. Cioè, se questo è uno spazio di riflessione sulle vostre pratiche quotidiane a scuola, bisogna liberarsi da alcuni eh, dogmi. Dogmi che invece ho trovato in molti dei testi che voi eh, usate. Quindi sonderemo un po' l'utilità di questi dogmi, se sono effettivamente utili, se non lo sono. Ecco, vorrei che. Ci fosse uno spazio di riflessione. Dico non dogmatico perché di solito quando si fanno alcune osservazioni sull'insegnamento della grammatica a scuola, la prima obiezione che viene fatta è: ma ci sono gli invalzi, eh? cioè io devo rispondere. Allora cerchiamo di liberarci per un attimo dagli invalzi eh? e eh, invece di darci un obiettivo che è un po' più alto, che è quello delle finalità ultime dell'obiettivo che ci. Di, di un obiettivo che non è quello di riempire semplicemente il questionario del, degli invalsi, ma di riflettere su quello che facciamo. Quindi le mie sono osservazioni, nemmeno proposte, sono osservazioni che vengono dalla lettura di tutta una letteratura sulla pedagogia linguistica che dagli anni 70 in poi è stata estremamente fiorente e che però guardando poi alle grammatiche che usate a scuola, non ha avuto un grande successo dal punto di vista operativo, quindi io non ho un punto di vista dogmatico, non saprei darvi una soluzione ai problemi che avete nell'insegnamento, però se ci mettiamo d'accordo sugli scopi dell'insegnamento grammaticale al di là del, del test invalsi, forse riusciamo a fare un passo eh, avanti tutti insieme. Allora eh, quali sono gli argomenti che affronteremo? Sono il rapporto tra la grammatica Grammatica e l'educazione linguistica. Sono la stessa cosa, possiamo identificarli qual è il ruolo che ha la grammatica all'interno di una pedagogia più ampia, pedagogia linguistica più ampia che l'educazione linguistica. Che cosa si intende con queste due? Ehm, Parole, grammatica ed educazione linguistica, poi vi riporterò alcune verifiche e sondaggi che ho fatto su eh, tre grammatiche scolastiche, sono tre, probabilmente non sono quelle che voi adottate a scuola. però anche qui eh, quello che interessa è più la riflessione sulla proposta che fanno, viene fatta dalle grammatiche che non il titolo in, in sé. E poi vedremo di arrivare ad alcune eh, considerazioni conclusive. Eh, dunque, che cos'è la grammatica? Grammatica, è qualche accezione di eh, grammatica, che cosa intendiamo? Ho preso queste definizioni, una parte delle definizioni che dà il eh, nuovo De Mauro, sapete che si trova online il nuovo De Mauro nel sito di, eh, internazionale e ho sottolineato alcune parti. È eh, l'insieme delle convenzioni e delle norme di scrittura, pronuncia, sintassi e morfologia di una lingua o di un dialetto, quindi corrisponde. Alle parti del discorso corrisponde al tipo di analisi che si fa: morfologia, sintassi, eccetera. È lo studio sistematico di una lingua e delle sue norme. Eh, è L'insegnamento di tale disciplina a scuola e il libro di testo e poi mi interessa quest'ultima accezione capacità di saper parlare e scrivere correttamente eh, questa è un'altra delle accezioni possibili che cosa eh, ho fatto? ho cercato grazie a due colleghi che sono Francesca Faleri che poi farà l'esercitazione eh, e Frida Farnetti voi ve la ricorderete forse l'anno scorso si era collegata da Udine una collega della scuola media allora ho chiesto loro di fare un piccolo sondaggio tra gli studenti e chiedere in una prima media, in una terza media, che cos'è la grammatica. Secondo loro e a che cosa serve. Quindi tenete presenti queste accezioni. Gli alunni della prima media che cosa hanno detto? Questi sono di eh, Livorno? La grammatica è lo studio delle regole e delle forme sull'italiano o altre lingue. Poi la grammatica è una materia che insegna a parlare bene e a riconoscere le varie parti di una frase, saperle descrivere, a riconoscere quindi verbi, aggettivi, nomi, parole diverse con regole diverse. È bellissimo perché queste definizioni rispondono a più definizioni, cioè mettono insieme più definizioni che abbiamo visto nel De Mauro. La grammatica è l'insieme dell'ortografia, i verbi e aggettivi che servono a saper scrivere un tema d'italiano correttamente. Eh? Quindi saper leggere e scrivere, eh, cioè saper parlare e scrivere correttamente. È una materia scolastica molto importante, serve per scrivere frasi di senso compiuto. Poi serve per parlare correttamente una lingua senza fare errori. Gli altri si ripetono un po'. Interessante l'ultima osservazione: la grammatica è una materia di italiano. Secondo me non serve perché la lingua si utilizza solo in Italia, non come l'inglese. È, cioè, è inutile perché, insomma, alla fine, perché perdere tanto tempo a studiare l'italiano quando in realtà. <ride> Allora, in terza media, eh, gli alunni di terza media danno delle definizioni simili, però qui la domanda era diversa, cioè eh, Frida Farnetti ha chiesto, ma eh, dovreste spiegare, cioè per dare un contesto a un bambino delle scuole elementari, a che cosa serve la grammatica, che cos'è e a che cosa serve. E eh, quindi le risposte risentono, dirò la verità, la grammatica è noiosa, però serve anche quando sarai uscito dalla scuola, è importante per molti motivi, come per esempio sapersi esprimere è chiaro che alla tua età non te ne accorgi, qui si rivolge direttamente al bambino, anche io la consideravo inutile, ora ti faccio un esempio, se tu dirai a un tuo amico, ehi, guarda quell'elefante bello è, la frase è sbagliata, e il tuo amico faticherà a capire, quindi continua a studiare, poi sarà felice di quello che farai, <ride> è una pubblicità perfetta, no? Eh, dopodiché, ci sono definizioni della grammatica, appunto è una materia dove si studia la lingua italiana, ad esempio l'analisi logica grammaticale del periodo, quindi fa a che, eh, si fa riferimento a quello che si trova eh, nei libri. Serve a parlare e scrivere correttamente. Questo ricorre più volte, parlare e scrivere ehm, correttamente. L'ultima, anche qui interessante, l'ultima osservazione, direi che è molto importante per imparare un lessico differente. Quindi c'è un'attenzione ed è molto utile per imparare le lingue straniere. Questa è un'osservazione interessante e anche molto corretta, eh? perché poi la grammatica, diciamo per ora la lasciamo dell'italiano, diventa un po' il punto di riferimento, è la linguistica generale da cui si attingono poi, si imparano le regole e si possono applicare le regole alle altre lingue. Quindi sono molto interessanti. Allora vorrei sottolineare questo aspetto, cioè mettere insieme gli elementi di studio della grammatica che si trovano quindi anche con la partizione con cui si trovano nei, nelle grammatiche scolastiche e parlare e scrivere correttamente. Eh. Noi spesso diamo per scontato questo, uh, questa unità, cioè la grammatica serve per parlare ed esprimersi correttamente. Non è di questa opinione, poi la, la sonderemo in vario modo, Adriano Colombo che io citerò più volte durante questa lezione, il quale ehm, diciamo, fa una proposta, poi troveremo in bibliografia i testi eh, che cito, in gran parte sono poi disponibili online, quindi, non, al solito, non dovete comprarli, ma semplicemente cercarli in rete e eh, scaricarli. L'idea di Colombo è che mh, non si possa fare una equazione diretta tra. La regola, l'aver appreso la regola, lo studio della grammatica o aver capito diciamo, la teoria che sta dietro. Parlo di teoria in senso molto generico, senza fare riferimento a teorie linguistiche. Dal comprendere al fare c'è il mare in mezzo, non è la stessa cosa. Questo va, eh, di questo bisogna tenere conto. Quindi quando diciamo la grammatica serve a parlare e scrivere bene, stiamo facendo un'operazione che probabilmente è successiva. Eh, stiamo facendo e Francesca Faleri poi nell'esercitazione vi farà vedere come si può usare. La grammatica, è quello che si fa nelle ore di grammatica per, per esempio, correggere i, i testi, però prima di questo c'è eh, un'attenzione: questa è eh, la, la parte su cui poi Colombo richiama eh, l'attenzione, la, alla riflessione sulla lingua. La riflessione sulla lingua non comporta di per sé già una abilità che poi è spendibile nel saper leggere e eh, e nel saper leggere e scrivere, eh, questo diciamo per quanto riguarda la grammatica, vi ho dato delle accezioni possibili, adesso passiamo a che cos'è l'educazione linguistica, che cosa si intende per educazione linguistica. Allora il. Voi sapete che la grammatica è stata al centro di una critica radicale a partire dalle famose Dieci Tesi del 1975, di cui avrete sentito eh, sicuramente parlare, e eh, che si trovano in rete, quindi potete consultarlo. Queste Dieci Tesi sono importanti non soltanto perché hanno rivoluzionato eh, diciamo, l'idea e l'approccio rispetto alla, alla lingua, quindi hanno fondato una nuova pedagogia linguistica, ma poi sono state alla base anche dei programmi scolastici degli anni 70 in poi, quindi non si possono trascurare, hanno lasciato traccia profonda. Eh. Eh, che cosa diceva la tesi settima delle dieci tesi? Diceva che il tipo di grammatica che si faceva a scuola non solo era, eh, era inutile, ma era anche nociva e dannosa nociva e dannosa perché usava e faceva riferimento a dei concetti e ne chiedeva l'applicazione di concetti assolutamente o obsoleti o inutili. Eh, questo non significa e non significava che la grammatica dovesse essere eliminata dalla scuola, come qualcuno ha inteso, cioè sono nate poi delle grammatiche che non, usa non usavano la terminologia tradizionale, però facevano riferimento a una coerenza nel sistema lingua. Questo eh, è quello che è avvenuto dopo, poi in parte l'insegnamento eh, grammaticale è stato recuperato oggi. Non è stato eliminato di fatto, anzi il problema è proprio il fatto che non è cambiato forse abbastanza. Questo è il punto rispetto a queste, a queste indicazioni. Che cosa si proponeva di inserire la grammatica all'interno di un percorso più ampio, dove, di un orizzonte eh, più ampio, che è quello dell'educazione linguistica, che fa perno soprattutto sulla riflessione sulla lingua. Che cosa significa riflettere sulla lingua? Significa diciamo, esercitare, sviluppare degli strumenti che consentano la riflessione su come la lingua eh, funziona, una riflessione analitica, critica, una riflessione di carattere induttivo, cioè partire. Dalla lingua per derivare le regole. Quello che si è sempre fatto a scuola, si faceva, è, si parte dalla definizione, ne vedremo più di una, si parte dalla definizione e poi si arriva a identificare il fenomeno. Eh, spesso questo processo non coincide con una riflessione. Eh. Riflettere significa trovare le forme di un meccanismo, di un meccanismo del funzionamento, quindi fare anche un'analisi critica. Vedete, ho sottolineato qui le parole osservazione, analisi, eh, queste sono le parole chiave della nuova, eh, della nuova pedagogia linguistica. In seguito si arriva allo sviluppo delle abilità, cioè lo sviluppo delle abilità è qualcosa che viene nel tempo e viene alla fine di un curriculum completo, no? che parte però prima da una riflessione, riflessione che abbiamo detto non dà immediatamente dei risultati, non, dà immediatamente, non eh, migliora diciamo così, immediatamente le, le abilità, non interviene eh, immediatamente. E, qui ho messo una citazione da Matteo Viale che si trova all'interno di un dossier della Treccani che trovate eh, online che parla... Proprio dell'anniversario delle, delle, delle Dieci tesi, no? 1975-2015, eh, trovate vari interventi sul tema e quindi potete utilmente eh, leggerlo. Allora, doma quali domande ci faremo? Qual è allora lo scopo della grammatica? Quale dovrebbe essere? In parte vi ho già anticipato alcune linee: scrivere e parlare bene o esercitare una riflessione sulla lingua, tutte e due? Eh? viste però in una prospettiva diciamo così, scalare. In quale modo l'insegnamento della grammatica aiuta la riflessione, l'analisi, lo sviluppo di un metodo induttivo e critico? E soprattutto la domanda cruciale, è le grammatiche in uso sono adeguate per raggiungere questi scopi? Cioè ci danno effettivamente gli strumenti per un sapere critico? Allora ho preso in esame alcune grammatiche, ho interrogato queste grammatiche, non so se diciamo le conoscete. Eh, allora, eh, quella di Marcello Senzini, perché poi l'editoria scolastica è terribile, avete ogni anno nuove edizioni con rimaneggiamenti, però poi i concetti rimangono sempre gli stessi, no? al limite c'è una sintesi, si aggiunge una parte e così via. Allora, ehm, la prima grammatica che ho preso in esame, quella di Sabatini, conosco la, la mia lingua, l'italiano della grammatica valenziale e la pratica dei testi. Non so se qualcuno di voi l'ha adottata a scuola. Nessuno, perfetto. Poi, eh, e vedremo, no, questo è un approccio nuovo, è un approccio diverso da quello considerato tradizionale, vedremo... Come può funzionare? Cioè lo interrogheremo sugli stessi temi su cui interroghiamo le altre. Poi Marcello Sensini, in chiaro, dalle conoscenze alla competenza linguistica, questo è composto di. Sono tutti in più volumi, eh? osserviamo che sono eh, dei testi estremamente estesi, in 3-4 volumi. Allora, ehm, di Sensini ho guardato soltanto fonologia, lessico, morfologia e sintassi perché non avevo il secondo volume, mentre ho guardato tutto Zordan, Rosetta Zordan con tutti i, i volumi, il primo, fonologia, ortografia, mor morfologia, sintassi, poi comunicazione, lessico, struttura, i quaderni e poi c'è anche il quaderno per gli insegnanti. Ecco qui il corpus. Eh, che, di riferimento. Eh, allora queste perché tanti volumi, eh? perché tanti volumi per la grammatica, eh? zaino. Lo zaino e la regola che ci, cioè ci trattassero di discorso non di portare il volume ai bambini, spezzatelo di mio fatto richiesta almeno per, me, per me. Allora, spezzatelo per parti, in realtà le, le parti hanno un senso, cioè no no, hanno un senso perché di solito a parte il primo volume gli altri non servono a niente. Eh, diciamolo subito, lo dico... Eh? Ecco perché lei lo usa, benissimo, però molti dicono che adottano soltanto il primo... Volume, perché poi il resto si fa nella parte sui testi, eccetera. A che cosa serve la ripartizione? Eh, in parte risponde a quel concetto di eh, educazione linguistica allargato, quindi rispetto alla grammatica, cioè risponde alle abilità che riguardano la testualità, si danno nozioni sul linguaggio, si trova nel volume, non nel volume A, diciamo Ma, negli altri si trovano accenni alle varietà di lingua. Si trovano, eh, ci sono delle parti di storia della lingua addirittura e si trova il lessico, tutta la parte sul lessico è sviluppata eh, da un'altra parte. Questo produce, poi lo, lo, ve lo dirò alla fine, del, però vi anticipo il fatto che in realtà. Questo non dipende tanto dal numero dei volumi, eh, non c'è comunicazione tra un volume e l'altro, spesso non c'è tra un argomento e l'altro. Quindi, ad esempio, affrontare la morfologia nominale partendo dai nomi primitivi e derivati e poi ritrovarsi la derivazione nell'ultimo volume in 100 pagine, cioè, eh, oppure parlare delle varietà linguistiche solo in un volume come se fosse una questione isolata, ma senza mai fare cenno alle varietà, alle varietà della lingua. Nel primo volume, che è quello sulla grammatica, fonolo fonologia, scusate, ma la fonologia è, fond è fondamentale fare riferimento alle varietà di lingua, invece no, la fonologia è quella ufficiale, quella radiofonica degli anni 50, no? metti l'accento, eh, no? distingui l'omografo. Fortunati voi che insegnate in Toscana, ma uscite dalla Toscana e tutto questo diventa un lavoro impossibile. Allora, si affronta forse il tema eh, delle vocali aperte e chiuse in un volume separato. Cioè il ragazzo intanto imparerà, no? dirà questa che pronuncia è? Io non sento la chiusura e l'apertura vocalica perché gli viene spiegato tre volumi dopo, forse, forse, nell'ambito delle varietà. Ecco, questo è un difetto che ho trovato in queste grammatiche, no? Cioè almeno fornire spunti di osservazione sulla, sulla lingua che si parla, no? Se non si fa nella fonologia non vedo dove si possa fare, eh, è molto utile, anche per affrontare poi problemi ortografici che possono essere specifici a seconda della provenienza dell'italiano cosiddetto regionale. Allora, quindi questo è già un quadro. Ecco, questa moltiplicazione di volumi nasce eh, un po' come una risposta a un'educazione linguistica completa, eh, quindi non più solo la grammatica ma l'educazione linguistica. Allora aggiungo volumi eh, in una forma additiva che però non mette in comunicazione le diverse parti. Partiamo dalla parte più contestata dell'analisi logica tradizionale, cioè la batteria di complementi indiretti. Eh, dinanzi ai quali che Adriano Colombo definisce ciarpame", eh, cioè ciarpame e che si potrebbero tranquillamente eliminare perché eliminare? perché si, potrebbe man si potrebbero mantenere il concetto di soggetto poi lo vedremo come viene affrontato nelle grammatiche quello di predicato l'oggetto eh, distinguere tra diretto e indiretto e poi basta e eh, invece le grammatiche hanno pagine e pagine, si arrampicano sugli specchi per dare definizioni, che sono evidentemente delle definizioni di natura semantica, che con la grammatica e con la, una, una visione strutturale, cioè che cosa, quando, quando parlo di struttura parlo di riflessione sulla lingua. Che senso ha? Individuare un complemento di privazione da una frase: sono privo di idee, privo di. Complemento di privazione, sono ricco di eh, idee, complemento di abbondanza, e così via. Quale tipo di riflessione sulla lingua può dare una definizione di questo genere? Allora, quanto tempo spendete a spiegare i complementi? Eh. Allora. Frida Farnetti ha fatto un esperimento che in realtà aveva già fatto un linguista, ma l'ha fatto senza saperlo, con gli studenti che, esasperati dalla quantità di complementi, eh, si sono inventati dei complementi. No? Hanno detto: ma perché non esiste allora? Se esiste il prezzo, estensione, misura, eh, peso, eccetera, perché non esiste il complemento di puzza? Questo ha avuto, ha detto Frida, un enorme successo. Ci cioè hanno discusso a lungo dovrebbe esistere. E che cosa hanno fatto? Hanno dato una definizione del complemento di puzza. Indica l'odore spiacevole o la puzza del soggetto in questione, è bellissimo che usano poi anche le, le frasi tipiche della grammatica, introdotto da di come quanto, puzza come un cane. Il vostro odore è sgradevole quanto il pesce marcio. Puzziamo di sudore. Ah, questo è la, il complemento di puzza. Altro, e questo è interessante, il complemento di gioco. Mm? Questo sarebbe molto utile, per esempio, perché la quantità di giochi. Eh. Definizione indica il tipo di gioco a cui stanno giocando uno o più persone o animali. Anche qui vi ho sottolineato perché c'è una tassonomia. Domande a che cosa gioca con, con che gioca? Preposizioni a e con Giorgio gioca a twister con i suoi amici. Giorgio gioca con i videogiochi. Allora, questo complemento di gioco sarebbe stato estremamente utile, per, per esempio, dirimere una questione che è Scoppiata in un forum di Repubblica. Voi non so se frequentate il forum di Repubblica. I dubbi sull'italiano, col linguista che risponde. Il linguista che risponde, in realtà, è un team di, di linguisti che rispondono alle domande, dei, spesso dei docenti o dei ragazzi. E quello dei complementi, e sui complementi ci sono sempre domande. Perché cos'è. No? Lo spavento di fronte, questo cos'è? E allora si comincia tutto un ragionamento per cui si potrebbe assimilare a perché tolto dal suo contesto, si potrebbe associare e quando questa operazione diventa impossibile si ricorre al figurato. Eh? Il figurato è bellissimo perché il figurato ti dà la via d'uscita, ma. Ci chiediamo a che cosa serve tutto ciò, cioè se aveva, poteva avere un senso per la traduzione in latino, perché l'analisi logica nasce con questa finalità, esercitata sulla lingua e poi ogni volta che ci si trova davanti un esempio reale che non sia l'esempio della grammatica, cioè quello che non pone problemi, eh, poi appena si esce dalla grammatica i problemi nascono. E allora, che cosa succede? Che nel forum di Repubblica c'è tutta una polemica su. Uh, la distinzione tra giocare a pallone e giocare a calcio, qui, qui il complemento di gioco ci avrebbe risolto il problema, perché eh, dopo tutta una lunga polemica il linguista, poveretto, il linguista che evidentemente sa bene che i complementi non esistono in natura, cioè non sono idee platoniche che, da cui dobbiamo dare un'etichetta che cosa dice? Caro signor stremato no, da questa discussione, continua a pensare che a calcio e a pallone, negli esempi indicati, non rivestano in pieno la funzione grammaticale convenzionalmente associata ai complementi di modo o di mezzo, pur condividendo alcune caratteristiche semantiche, perché la definizione è di natura semantica. Quando io dico privazione, perché faccio attenzione al, al significato della frase, no? E neppure mi convince la sua idea di voler attribuire all'uno il valore modale e all'altro quello strumentale. <ride> Tutta una... Già che mi pare evidente che funzionino pressoché nello stesso modo. Parlerei piuttosto, come intendevo fare nel commento che ha innescato le sue critiche, di valore modale e strumentale. Eh? D'accordo? Così, cioè una... a seconda dei casi, potranno prevalere sfumature legate al valore modale piuttosto che a quello strumentale. Ma si tratta appunto di sfumature. Cioè, è... Su, di che cosa stiamo discutendo, cioè, pensate, ragazzi, no, che devono o applicare delle tautologie oppure eh, in, avviare una serie di processi che riconducano a categorie predefinite eh, che sembra esistano in natura, no? cioè, il complemento di limitazione esiste in natura, è qualcosa che esiste nella realtà. Questa è filosofia, non è grammatica. D'accordo? Questo è il punto. Allora, vediamo sempre il nostro linguista. Questo per, è una dimostrazione della eh, diciamo di come l'analisi logica sia del tutto illogica no? buon pomeriggio, nella frase difendersi dalla pioggia dalla pioggia, che complemento è? e eh, io ve lo chiedo perché poi vediamo la risposta del linguista che complemento è dalla pioggia? di difesa come... sì o atmosferico, no? perché ci fosse neve vento, eccetera il linguista, poveretto, dice può essere assomigliato a un complemento di svantaggio con sfumature limitative, eh, chiaramente. <ride> Poveretto, no? Ma pensate ragazzi di fronte a questa cosa. Cioè io non sto pensando al linguista che cerca di essere sicuro di quello che dice più o meno perché ci si aspetta, ci si aspetta che, che lo sappia, ma come non sa... Eh. Difendere qualcuno vuol dire operare a suo favore, difendersi da qualcuno o da qualcosa vuol dire operare a suo sfavore. Quindi vedete il tipo di ragionamento che si deve fare per arrivare e naturalmente noi possiamo anche dire un complemento di allontanamento figurato o, o anzi nemmeno figurato, no? Per esempio. Cioè noi potremmo dire: ma a che cosa serve? Non lo so. Altra domanda. Luca è guarito dal mal di gola, in questa frase, sapete dirmi dal mal di gola che complemento è? Eh? Anche qui. Eh? Io credo che ci vedrebbe l'aiuto il greco con l'accusativo alla o di relazione. Questo è ovvio, ma perché l'analisi logica è fatta apposta per le lingue morte, ma se io la esercito in assoluto sull'italiano. Perché lei pensa alla traduzione, cioè effettivamente un latinista immediatamente che cosa fa? Lo, lo traduco in latino, che cos'è? È di allontanamento. Vediamo, il linguista è un complemento di separazione. Eh, qui già, però possiamo valutare, la, ecco, se ci appoggiamo alla traduzione in latino, o alla traduzione in greco, troviamo perché? Perché c'è la costrizione della traduzione dobbiamo trovare in quale modo in lingue che hanno i casi si traducono. Però questo esercizio che aveva un, un senso e nasce appositamente per il latino. Cioè nasce non solo per il latino, ma il presupposto dell'analisi della, dell logica che nasce alla fine del Seicento è questa. Le lingue si presentano in forme diverse tra di loro. Però ci sono degli universali. No? Che rendono comuni a tutte le lingue degli concetti che si possono tradurre l'uno nell'altro nelle lingue naturali. E quindi è lì che è nell'universalità nell delle idee che si, si hanno i complementi. Quando andiamo a vedere i complementi di tempo, ma sono le categorie aristoteliche. Cioè non è che stiamo parlando, quindi questa è filosofia. Eh? Allora portiamola ad oggi: sono strumenti datati anche dal punto di vista filosofico, sono operativi, ci servono a, in, a effettivamente sollecitare quella riflessione sulla lingua che dovrebbe essere lo scopo no, dell'insegnamento grammaticale. Mantenere alcuni concetti può essere utile, lo vedremo nel caso del, del soggetto definito variamente, no? su come si identifica il soggetto bisogna dare più definizioni perché una sola non basta, non è sufficiente ad identificarlo, quindi dobbiamo ricorrere un po' a una specie di eclettismo tra morfologia, eh, logica e così via, però tutto il resto si potrebbe utilmente eliminare. Cioè non ha senso. C'è la possibilità di confusione, ad esempio, tra una frase con vado al cinema con Anna o eh, pianto un chiodo con il martello. C'è la possibilità che un alunno confonda il martello con Anna solo perché sono inseriti da, sono, uh, dal con? Sì. Cioè io posso anche... il fatto di dire che uno è un complemento di compagnia e l'altro di mezzo. È utile per capire la differenza oppure uno la capisce intuitivo? Fanno fatica a, a, a distinguere un con con una persona o con con una cosa? Ah ma voi state ragionando in termini di analisi logica? Cioè la, di, la fatica qual è? Quella di distinguere scopo o fine da mezzo? Ma se io lo tolgo questa parte, la difficoltà non c'è più? Cioè, dov'è la difficoltà? La difficoltà sta nell'imporre di applicare queste categorie. Attenzione, la difficoltà che lei evidenzia è quella di fargli applicare l'analisi logica, non la comprensione del fatto che andare al cinema con Anna, che Anna è una persona con cui vada... Cioè serve a sviluppare... Eh? È ovvio se si usano queste categorie, però non li aiutiamo a riflettere. Cioè, eh, attenzione, perché qui stiamo parlando proprio di questo. Cioè, la riflessione vuol dire sviluppare quella capacità di analisi e quella logica che non è l'analisi logica, attenzione, che è un'altra cosa, che questo tipo di operazioni sulla lingua non aiuta, secondo me. Non aiuta per niente. Quando diciamo gli studenti hanno difficoltà a studiare la grammatica, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che hanno difficoltà ad applicare quei concetti predefiniti, per, per cui siamo in difficoltà anche noi. Quando ci troviamo di fronte a cose ignoccia cioè o una frase vera, per esempio, applicare l'analisi logica, quante volte vi sarà venuto un dubbio? Oddio, questo che cos'è? Allora vogliamo, ma il problema non è vostro. Vogliamo imporre anche ai ragazzi questo tipo di dubbio e dargli la certezza quando poi noi stessi abbiamo dei dubbi? Vogliamo dire che è un sistema che serve a niente? Questo è il punto. Si può essere radicali o no? Se pensate che riconoscere un complemento di privazione, di estensione, di peso, di misura, tutto ciò che è tautologico, veramente tautologico, aiuti e sviluppi le capacità logiche di uno studente, benissimo, fatelo, fatelo. Io penso che non sia così. Prego. Ecco lì mi diventa utile magari sapere come usare o meno una preposizione o eh ma lo spiega ecco, col complemento? No, eh, no eh, assolutamente eh, no. Eh, eh, no, io, no, io sono uscita da questa cosa proprio attraverso le due, cioè io sono passata. È ovvio, Questo è stato scusate, un modo di, di cambiare di completamente le scuole, ma non esiste sì. l'analisi logica. Cioè una cosa è la funzionalità, cioè, gli inglesi non sanno parlare inglese perché non fanno analisi logica, oppure lo parlano lo stesso e evitano di eh, identificare il complemento di estensione, cioè, riflettiamo sul fatto che c'è una tradizione, una tradizione scolastica, che è tutta italiana. Se uno ritiene che ci sia un'utilità. La pratichi, però poi non possiamo dire ragazzi, siete non, non avete capacità logiche perché non sapete identificare il complemento, no, questo non si può dire, perché non siamo in grado nemmeno noi, cioè noi abbiamo una serie precostituita di etichette e concetti a cui dobbiamo ricondurre la realtà linguistica, guardate che è un'operazione assurda, è a prioristica questa, cioè stiamo facendo un'operazione che non aiuta lo sviluppo della riflessione, prego. L'analisi illogica. illogica non solo bombarda i ragazzi che poi confrontano la ragazza con un martello, ma anche nel latino e nel greco i ragazzi che si mettono a dire tante cose inutili sul testo poi non capiscono, non sanno tradurre. Quindi per esperienza didattica, io ho insegnato a biennio, scuola secondaria e triennio, so che non fare questa analisi illogica non solo aiuta per l'italiano ma anche aiutano a uccidere le lingue, le lingue morte, quel discorso di prima non lo condivido, anzi sono lingue uccise da questo allontanamento dal, dalla lingua. Dal certo, perché sono, diciamo, questa è una, questo, questo modello di grammatica, noi stiamo discutendo e ancora applicando un modello di grammatica che è secentesco, e eh, questa è la verità. Allora, possiamo effettivamente... Non pensare a, anche al nostro approccio, al nostro, eh, al, eh, approccio verso la, le, le lingue che, che è maturato negli ultimi secoli. Cioè qui siamo in fase totalmente prescientifica. Eh? Cioè, riflettiamo su questo, però perché buttare via tanto tempo a scuola invece di lavorare o sul testo, sulla comprensione, eh, sulla... Sul lessico, che è fondamentale, lo riconoscono anche i ragazzi, e buttare via così tanto tempo per definire tutti questi complementi. Ma qual è il vantaggio? Eh? Vorrei, vorrei le, funzioni le funzioni, in una descrizione, certo. Scusate, allora io vabbè nella lunga vita di precariato penso insomma, un po' come tutti, ho insegnato alle medie, ho insegnato latino, ho insegnato greco, ora sono approdata a un, uh, al superiore, dove, uh, a Liti, dove... lì. Il problema non si pone, noi non abbiamo proprio un libro di grammatica, per cui vabbè, ci arrangiamo in qualche modo, cioè, poi li affronteremo. Io sono d'accordissimo col collega eh, che ha parlato a proposito del latino, tra l'altro avendo fatto la SIS, vi ricordo di aver seguito delle lezioni bellissime dei, dei professori del dipartimento di latino. È morto in Questo scardinamento su cui io sono d'accordissimo dovrebbe essere in verticale. Io sono d'accordo con lei, ho fatto... Non con me, eh, con tutta una letteratura. <ride> complemento di eliminazione sì, il però, complemento sì, sì. e questi ragazzi io ora mi con mio figlio Vai. poverino alle medie ha anche le, le famose basi. Basi. però poi questi complementi che sono d'accordo con, con la professoressa che a volte dice oddio cos'è questo cioè famoso complemento di puzza perché però allora dico dovrebbe essere uno stravolgimento che arriva anche ai libri delle superiori, perché se io lo faccio alle medie, benissimo, poi però i ragazzi che mi scelgono latino si trovano complimenti a all allora forse cercare di inglobare i complimenti in delle macro aree, per cui faccio un esempio, tutti quelli che esprimono un allontanamento, e allora magari che ne so, li usano l'ablativo, non voglio fare saccenteria in latino, ma sto cercando come poter risolvere questo tipo di situazione, l'accusativo. Verso noi, addirittura alla, alla all ci dicevano se noi facciamo il, il, il gesto dell'accusa, vediamo che l'accusativo regge tutti quei complementi che vanno verso qualcosa, al limite. Questa potrebbe essere, però vi assicuro che nei libri del BN di latino c'è complemento di e, e. Quindi chiedo come si potrebbe risolvere io, questa cosa. Io non lo, ovviamente, questo si sì, battono. Il punto qual è? Grazie. Scusa in latino, dice, cioè, li lasciamo per il, per, per il latino, li arginiamo. Intanto sono nel, tutti i manuali delle scuole medie, tranne che nei sabatini, perché sceglie un modello, eh, modello valenziale che elimina e fa pulizia di tutto, <coughs> fa pulizia di, tutto, di tutta questa parte dei complementi. Ci sono dei concetti, e eh, qui eh, aspetta i latinisti, aspetta... Diciamo, ai linguisti dare delle indicazioni su come poi usare nuovi modelli descrittivi per, anche per il latino. Per esempio, un concetto che sarebbe estremamente utile, che io non ho trovato in nessuna delle grammatiche che ho visto è quello di sintagma. Il fatto di non dare una definizione di sintagma. intanto. Semplificherebbe notevolmente tutta la questione dei eh, complementi e delle funzioni intorno al verbo. Sarebbe utilmente applicabile anche al latino. Anzi, sarebbe sì, cioè, si parla di usando l'elemento del sintagma, è curioso perché nel, nella grammatica di Sabatini ho trovato sintagma una volta sola, non so dove sia perché ho consultato la grammatica di Sabatini in, forma, in formato digitale e eh, la ricerca non è proprio, il, il software di, eh, di ricerca non è buonissimo, quindi ho visto che in tutta la grammatica c'è cioè una volta sintagma, non so che cosa serva una volta, eh, però poi gli altri non lo usano, quindi si può si può investire su un rinnovamento. Quello che ho detto non è che si lascia per il latino. Quello che volevo dire prima, forse non sono stata chiara, è che l'analisi logica nasce per la traduzione in latino. Cioè, questa è la, sua, nasce, la sua origine. è questa. Allora, quando noi la applichiamo senza questa finalità, no? Perché, a cui è servito per molto tempo perché fa parte della tradizione, si, fa, si inizia con l'analisi logica e poi si, fa, si comincia eh, a studiare la grammatica latina. Nelle grammatiche dell'Ottocento, l'analisi logica, si diceva già che c'erano troppi complementi che andavano ridotti, una delle classi, avete visto, c'è cioè il primo ordine di complementi, il secondo, quello diretto, quello indiretto, e il secondo gruppo di complementi come si definiva? Cioè beh, definiamolo come vocativo, nomi, accusativo... Eh, cioè i nomi dei gruppi di complementi erano direttamente in latino e c'è traccia di questo anche nelle grammatiche del complemento vocativo. È chiaro? No? C'è un complemento vocativo, cioè, sono residui del latino, d'accordo? Allora, ci sono gli strumenti per, per migliorare. Su, questi, su tutto questo si, si interroga diciamo, l'educazione linguistica da, da ormai più di 30 anni. Quindi il fatto è che però poi tutto questo eh, lavoro non trova un risultato nelle grammatiche. Eh, qui ritorno al dogmatismo perché non si sa bene chi ispiri questo dogmatismo. Alcuni dicono se non fornisco agli insegnanti una grammatica di tipo tradizionale, gli insegnanti non la adottano. E questa è la logica delle case editrici. No? l'insegnante dice ho questi strumenti a disposizione, non ho corsi di aggiornamento ad esempio, sufficienti per, eh? perché poi bisogna, è vero, si sostituisce uno strumento descrittivo, ma va sostituito con qualcosa. in rapporto a uno scopo che deve essere chiaro, lo scopo non può essere quello di riconoscere appunto, i complementi o di dare una definizione del nome che non dice niente, questo, questo è il punto, qual è lo scopo? Che, ci dovrebbe, che dovrebbe ispirarci per l'educazione linguistica. Allora, è bello questo dibattito, no? Andiamo avanti. Eh, dunque, eh, domande conclusive sull'analisi logica. Quindi è utile insistere tanto sui complimenti per individuare categorie tautologiche funzionali alla traduzione in latino, come dicevamo. Quale vantaggio in termini di riflessione sulla lingua si trae da ricorsa ad etichette infondate? O fondate, diciamo filosoficamente fondate. Che cosa salvare dell'analisi logica poi lo, lo vedremo, ma soprattutto vi rinvio a un articolo di eh, Maria Loduca che risale, eh, che trovate poi nella, nella bibliografia, eh, che proprio che cosa si salva, si può salvare dall'analisi logica, cioè non tutto da buttare via, ma appunto cerchiamo di prendere quello che non genera confusione o che pure ci conduce a fare delle operazioni inutili. Altro punto, eh, andiamo un po' per sondaggi, andiamo per sondaggi all'interno di queste grammatiche su alcuni argomenti. La punteggiatura. La punteggiatura nel Sensini si trova, come poi in tutte le grammatiche scolastiche, viene associata alla parte di eh, fonologia. Cioè noi troviamo parte questa collocazione è estremamente pertinente rispetto alla definizione che si dà della punteggiatura. La punteggiatura è l'insieme di segni convenzionali che servono a regolare o a scandire nella pagina scritta il flusso delle parole e della frase, in modo da riprodurre il più fedelmente possibile le intonazioni espressive del parlato. E' è chiaro che allora va nel capitolo della fonologia, se io do questa definizione, cioè eh, si tratta soltanto di uno strumento che riproduce imperfettamente le pause del parlato eh, o le espressioni del parlato. Da qui tutti i problemi che voi poi conoscete, questa definizione è sbagliata e non solo produce una proliferazione di attenti, attenzione. Eh, per non sbagliare, Senzini, due note per non sbagliare dopo aver dato questa definizione. La virgola non deve mai essere usata per separare quegli elementi della frase che dal punto di vista logico, ci sarebbe molto a discutere su cosa vuol dire sono legati tra loro. Perciò non si deve mai mettere tra soggetto e verbo. Questa notazione è indispensabile perché si è data una definizione sbagliata. Uno. Due. I due punti non, usare, non si devono usare tra il predicato verbale e il suo complemento oggetto. Ah, perché? Un'altra volta, no? Cioè che cosa si deve fare in questi casi? Una definizione sbagliata produce questa aggiunta di normativa. In Senzini la punteggiatura si trova nel primo capitolo, appunto, nella fonologia. In Zordan si trova con l'ortografia. Viene messo insieme alla parte di eh, ortografia. In Sabatini la cosa dovrebbe essere più semplice perché? Perché lavorando sulle valenze, quando ho definito diciamo, il nucleo della frase, il nucleo con i suoi, il, il verbo cioè i suoi argomenti essenziali, posso tranquillamente dire che la punteggiatura non deve stare all'interno di questa struttura. È facilissimo, cioè, semplif ci semplifica molto il lavoro l'elemento valenziale. Poi si può diciamo, articolare in altre cose. In altre forme. Invece Sabatini, secondo me, sfrutta molto male questa possibilità, questa potenzialità della grammatica delle, delle valenze, perché anticipa, cioè tutta la parte sulla punteggiatura nel secondo volume, all'inizio del secondo uh, volume. Eh, però viene anticipata in parte nella sezione della sintassi dove la punteggiatura dovrebbe stare. La cioè, punteggiatura si dovrebbe affrontare insieme alla sintassi, eh, chiaramente. Quindi ci sono alcune anticipazioni nelle unità relative alla sintassi e degli esempi, come eh, vi faccio degli esempi di alcuni accenni che si fanno alla punteggiatura nelle unità precedenti a quella. Poi eh, c'è la frase abbastanza breve, fa un esempio, ha dei circostanti molto leggeri, non ha bisogno di virgole al suo interno e non possiamo mettercele per forza. Oh, strano, allora devo aver premuto qualcosa. Ah, il cavo, fermi. Oh. Cosa è successo qua? Vi faccio una, una sintesi della questione. Ci sono appunto accenni generici no? durante la trattazione della prima parte. Qui, sarebbe un errore no? che si cerca di affrontare in una, in una forma. Così il, molto eh, amichevole il tema della punteggiatura, però non si dice questa cosa essenziale che vi ho, che vi ho detto, cioè non si divide il verbo dai suoi argomenti sostanzialmente. Poi si può introdurre in un'altra forma, ma questa è una definizione che potrebbe essere immediatamente usata nel caso della punteggiatura, ma che non viene sufficientemente sfruttata, eh, bisogna ripartire da, da, da capo. Allora, il punto è che la punteggiatura dovrebbe andare, dovrebbe essere trattata appunto a tra con, con la sintassi. Non si capisce perché venga inserito, cioè, o meglio, si capisce attraverso la definizione che abbiamo detto sulla fonetica, eccetera. Ah, eccolo qua. Mm. Sì, sì, ci siamo. Ah, perché loro non vedono. Mm. Ecco qua. Queste sono citazioni da Sabatini prima che affronti poi il tema nella parte sulla punteggiatura. Interessante la seconda frase una prima conclusione da trarre a questo punto è la seguente, per apprendere bene l'uso della punteggiatura ci guida in parte l'orecchio ma prima di tutto è molto importante conoscere la struttura della frase ed essere in grado di individuare i segmenti che la compongono, i rapporti tra questi segmenti c'è cioè, tutto un rinvio che mi sembra abbastanza affannoso tanto più che vi riporto invece una cosa che ho trovato in un articolo di un altro mh, linguista che si chiama Pallotti, che cosa dice la distinzione tra fase nucleare e circostanziali stiamo parlando della grammatica delle valenze è utile se non altro per comprendere che la virgola non può staccare un predicato dai suoi argomenti, mentre può farlo con i circostanziali. Chiarissimo, Sabattini ci arriva, ma con molta lentezza, quindi non sfrutta appieno lo strumento teorico che ha a disposizione. Quindi dovete aspettare. Allora, eh, queste sono le note conclusive, si continua a trattare la punteggiatura in rapporto all'intonazione e all'ortografia, perché si considera una riproduzione imperfetta dell'espressione orale. Se non si affronta il tema entro i rapporti morfosintattici o logico-sintattici, continueremo ad avere gli errori che abbiamo, cioè dove senti la pausa metti la virgola. Il modello valenziale è un vantaggio immediato che però Sabatini non sfrutta eh, subito in chiarezza e immediatezza. Prima Le mette insieme, in quella della scuola media no. visto anche più nella scuola? Probabilmente perché qui l'ho visto anche nel tipo di scrittura è, anacqua sì, è anacquato. No? C'è un'approssimazione no? molto sì, amichevole, il tentativo per esempio di non usare anche tecnicismi, di rinviarli il più possibile. E potrebbe metterlo anche potrebbe eh, diciamo, inserirlo. Eh? Vediamo altri punti delle definizioni, torniamo sempre alle diciamo, definizioni della grammatica tradizionale e poi ehm, e a riflettere sulla loro utilità. Vediamo le definizioni di nomi. Queste saranno per voi molto molto familiari perché i nomi sono le parole che servono a designare le cose, tutte quelle cose che esistono nella realtà e quelle che possiamo pensare o immaginare le persone, gli animali, gli oggetti, i luoghi, le azioni, i fatti, le idee e i sentimenti. Zordan è identico, il nome è quella parte variabile del discorso, questa però è una notazione di tipo morfologico che non c'è, ad esempio, in Sensini che serve ad indicare persone, animali, cose, idee, concetti, stati d'animo, azioni e fatti in una parola tutto ciò che esiste nella realtà o che possiamo immaginare. Sabatini, il nome è una parola con la quale riusciamo a indicare, a individuare tutte le cose, eh, anche qui, c'è questo linguaggio, tutte le cose, fra virgolette, non è, mh, che esistono, che possiamo immaginare. Oggetti, esseri viventi, luoghi, idee che concepiamo con la mente, fenomeni che percepiamo con i sensi, sentimenti che proviamo. Allora, supponiamo, eh, questa è la definizione tradizionale, intanto un'osservazione. Queste definizioni si trovano nella sezione morfologia e voi dovete dirmi che cosa hanno di morfologico. Nulla. Cioè, se io non so cos'è un nome, di sicuro questa definizione non mi aiuta a identificarlo all'interno di una frase. Eppure si apre la parte sulla, sul nome con questo. Che cos'è che identifica un nome che può costituire la prima descrizione morfologica del nome? Il fatto che si può avere un singolare e un plurale, d'accordo? Può essere o maschile o femminile, tranne rarissimi casi, gatto-gatta, gatto-gatti, eh? poi tutte queste sono eccezioni. Curiosamente Senzini, ecco questo, tutto questo mi fa eh, riflettere perché la, la parte sul nome di Senzini inizia con l'esempio dei gatti, che è l'eccezione, gatta-gatte, gatto-gatti, cioè se la definizione morfologica è quella che mi dà, la classe dentro cui io posso definire un nome senza sbagliare, senza soprattutto dover fare l'elenco di tutto ciò che esiste. Questo è il punto, perché tutto ciò che non è nell'elenco, che vorrebbe essere esaustivo, non è un nome. Quindi i ragazzi dicono, ma questo è un nome? Eh, magari si pongono perché non è né un oggetto, né un luogo. Pensiamo se, semplicemente un, a un nome come matematica, la matematica è un luogo, è un cane, è un gatto, è un oggetto, è un'idea, che cos'è, no? Allora, tutto ciò che non si trova dentro questi, questi elenchi potrebbe non essere un nome, per esempio, perché è, è sbagliato il punto di vista. È una cosa, tutte le cose, è una cosa, tutte le cose immaginarie che io posso pensare, eh? quindi anche un'astronave, no? Perché questo, a questo si pensa, è una cosa che io posso immaginare che, che non c'è. L'unicorno, sì, sì cioè siamo nel mondo del fantasy, no? Però, anche lì esistono i nomi, però non è questa, Cioè forse il modo più eh, diciamo, immediato è quello morfologico, è dare una definizione morfologica, dopodiché produrre tanti esempi dentro i quali ci possono essere anche delle eccezioni, come gatto-gatti, ma non partire da gatto-gatti, perché la confusione con gli aggettivi è immediata, cioè quella è un'eccezione. È un caso che riguarda la, eh, diciamo, il collegamento del nome al sesso no? del, dell'animale e sono casi molto limitati, quindi quella è l'eccezione, ma non è il punto di partenza. Quindi anche qui andiamo al verbo: nel verbo è anche peggio. Nel verbo ci troviamo di fronte, si parte da una definizione, anche qui la definizione di natura morfologica, una radice e una desinenza, no? Poi. Potete andare ad analizzare gli elementi per far vedere come si compone un tempo, come si compone un modo. Beh, quello che definisce il verbo. Vediamo le definizioni. Sensini. Il verbo è la parte variabile del discorso, quindi come il nome, eh, che fornisce, collocandole nel tempo, informazioni sul soggetto della frase, cioè sulle azioni compiute o subite dal soggetto, gli eventi che lo riguardano, lo stato in cui si trova o il suo modo di essere. Anche qui, supponiamo questa definizione potrebbe benissimo, intanto anticipa concetti come quello di soggetto che si fa poi 200 pagine dopo. Allora come fate? Cioè voi dovete anticipare il concetto di soggetto perché poi diventa fondamentale nella definizione del verbo. Mm? Altro particolare, se io dico uso l'aggettivo vecchio, eh, un uomo vecchio, provate a applicare questa definizione all'aggettivo vecchio. Eh, io lo trovo perfetta, è vero? È, è variabile, le colloca nel tempo, quindi io dico una persona vecchia, dà informazioni sul soggetto, è, è vero? Allora, vecchio può, vecchio può essere un verbo. È, è qui che non funziona, no? Allora, che cos'è? Può allora, ehm, informazioni sul soggetto, cioè sulle azioni compiute o subite dal soggetto. Attenzione, eh, eh, può essere tante cose, anche uno stato del soggetto. Quindi, diciamo, eh, l'aggettivo potrebbe. Ecco, che cosa significa questo? Che nel tentativo di dare un'unica definizione, da cui poi il ragazzo deve partire per identificare il verbo, cioè questa è un'azione, non è un'azione. Pensate all'identificazione, il verbo indica un'azione. Questa che è proprio la riduzione al. Allora, il sostantivo corsa, la corsa, e che è? è un verbo? No, non è un verbo. Cioè, questa definizione non è utile per individuare un verbo. D'accordo? Quindi si può far vedere, siccome il verbo è la parte più complessa dal punto di vista della flessione, il verbo. Eh, però può definire, c'è cioè anche il nome, può definire, d'accordo. Se io dico eh, il nome, come vedremo no? il, nella definizione per esempio di soggetto, che è ancora più, il soggetto può essere nome cosa, fanno confusione. Eh, beh, cioè, se mi confermate che poi c'è confusione. Però effettivamente hanno ragione loro, perché se io parto da questo tipo di definizione e chiedo poi di individuare l'azione, no? soprattutto si fissa l'elemento dell'azione, è chiaro che poi lo confondono con il sostantivo che indica eh, l'azione. Lo stesso in Jordan, perché anche qui parte variabile del discorso è la parola per eccellenza. Eh? Vedete il verbo? Mm? La colloca nel tempo un'azione compiuta o subita dal soggetto. Qui ci sono le, una, un tentativo di dare una definizione dei ruoli semantici del soggetto, quindi come agente, come paziente, no? questi sono eh, gli elementi. Poi in Sabatini, il verbo è una parola che usiamo per descrivere azioni, movimenti, atteggiamenti, stati d'animo. Ecco, qui c'è tutto eh, l'elenco. E poi, virgola, per collocare questi fatti nel tempo e per presentarli in modi diversi. Eh, intanto si dà. Una definizione dove entra, entra anche il modo, no? così sempre virgolettato, perché ho capito che tutto ciò che è virgolettato poi viene sviluppato, eh? come se si richiamasse l'attenzione eh, su questi elementi. Allora, anche qui, eh, diciamo, noi dobbiamo partire: tutte le grammatiche partono da queste definizioni e poi ci dicono il verbo ha eh, queste caratteristiche flessive e viene dopo, d'accordo? Questa informazione che è quella. Dopodiché non sarà difficile una volta stabilite le caratteristiche della struttura, cioè quando insegniamo a riflettere, a riconoscere, insegniamo il processo più che l'etichettatura. Eh, quando abbiamo insegnato il significato, la parte semantica si può sviluppare come si vuole, ma se lo scopo è il riconoscimento, capire come si forma un verbo e la sua flessione, allora lavoriamo in un altro modo, sintesi nella definizione e classificazione si privilegiano il livello semantico e sostanzialistico sempre, no? La definizione che cos'è, che funzione svolge queste. per favorire la riflessione sui processi sarebbe utile invece ricorrere a criteri morfologici cioè la descrizione che identifica formalmente un nome o un verbo, dopodiché sul significato lavoreremo sull'estico lavoreremo sulla semantica non sono operazioni separate ma non si può anticipare una parte rispetto all'altra se lo scopo è identificare, poi riprodurre quella struttura, essere capaci di costruire un verbo, l'imperfetto di un verbo, quella definizione che abbiamo visto non mi aiuta affatto. Non mi dice, non mi dice come faccio un imperfetto. O un eccetera. Andiamo alla frase, andiamo velocemente quanto... Allora, nel caso della frase volevo farvi osservare eh, che... Diciamo, nel caso di Sabatini, non abbiamo eh, problemi perché effettivamente il discorso del verbo e delle valenze del verbo ci aiuta a definire la frase proprio sulla. È molto semplificato il, il sistema ed è un buon sistema. Qual è il problema? Il problema è la cosiddetta frase eh, semplice, quella che è detta anche minima o nucleare. E il problema maggiore l'ho riscontrato in Zordan, da questo punto di vista, perché ci sono molte incertezze. Nel senso che dà una definizione di frase minima che richiede un predicato e il soggetto. Ci deve, deve avere almeno il predicato e il soggetto. Allora, questa storia della, della frase minima è una cosa che ha una lunga storia dal punto di vista della linguistica. Eh? Esattamente, perché? Perché, diciamo, perché viene da una definizione di Martinet de, 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 della frase, la frase minima eh, non contemplava la possibilità di argomenti diciamo così, del, eh, del verbo. E tutte le grammatiche scolastiche l'hanno riportato, però questa storia della frase minima. Qual è il problema? Che minimo si riferisce a un livello formale, e il resto, diciamo, hai sempre al solito discorso della, degli aspetti comunicativi e informativi di una frase. Se io dico frase minima, soggetto e complemento, questa è una definizione formale, ma non è certo né una definizione di natura comunicativa o semantica, qui manca, può mancare qualcosa. Eh, può mancare qualcosa, la frase non si esaurisce in questo, la grammatica valenziale ce lo dice, chiaramente, allora, però rimane, e specialmente in Zordana, rimane questo, ci cioè ricorda che la forma minima di base della proposizione deve sempre avere un senso compiuto, questo discorso del senso compiuto cozza con la definizione di soggetto e predicato, perché soggetto e predicato possono avere un senso compiuto da soli, ma anche no. Il gioco qual è alla fine? È quello di dire, nell'ultima pagina, proprio dove si dà questa definizione, segue eh, appunto Zordan ricordando che non sempre soggetto e predicato, cioè prima lo dice, poi soggetto e predicato sono sufficienti per ottenere un significato compiuto e quindi rinvia la versione digitale per... Vedere come si tratta la frase minima nella grammatica valenziale. Questo è bellissimo, cioè rinuncia Zordane a definire dal suo punto di vista, secondo il suo modello, la frase minima, quando basterebbe fare come Senzini che aggiunge degli argomenti no? e parla di completezza, di significato. No, Zordan mantiene la definizione di frase minima tradizionale, poi dice attenzione perché potrebbe non essere completa, però se vuoi sapere come, vai a vedere nel sito. Vai a vedere nel sito e vedrai che con la grammatica valenziale tutto questo si risolve, ma se sì, il modello non è stato usato fin dall'inizio, non si può mettere in una nota. Eh? Allora, perché non cambiare? Ecco, Sensini invece dice, parla di completezza, no? Allora a questo punto parla della completezza del verbo e dei suoi argomenti. Ok, questo ve l'ho detto. C'è poi il discorso del, del soggetto che costituisce sempre lo stesso problema. Soprattutto sia nel Senzini che in Zordana abbiamo persona, animale o cosa e questo noi sappiamo che intanto non è corretto perché soggetto può essere non solo qualunque parte del discorso, ma anche qui perché dire persone, eh, animale o cosa? No? Eh, non, non, non si comprende, però è solo in un secondo momento che il soggetto è legato al predicato attraverso l'accordo. Ecco, anche qui si preferisce una, prima anticipare una definizione che ancora una volta è di tipo, eh, è di tipo eh, semantico e poi solo dopo si parla di ciò che invece è fondamentale e importante, poi non è l'unico elemento, che è l'accordo col verbo. Questo, questo quando noi vogliamo identificare un soggetto facciamo riferimento a una scala di possibilità che è molto interessante perché quando definiamo il soggetto noi facciamo riferimento a più elementi della linguistica, cioè non c'è un solo livello descrittivo che ci aiuta a identificare il soggetto e nel soggetto troviamo un po' tutto quell'eclettismo positivo che oggi si trova in più grammatica, cioè più elementi che... Concorrono alla definizione perché uno da solo non è sufficiente. Questo ci dà anche un po' l'idea della limitatezza della grammatica tradizionale, no? cioè, a volte dobbiamo dare più criteri che provengono da livelli diversi di descrizione della lingua. Vorrei chiudere, poi vi lascerò tutte queste schede. Eh, vorrei chiudere con una parte eh, sulle varietà perché, mh, diciamo, nel, nella proposta che vi ho fatto. Non c'è il testo, cioè, no? la proposta che è quella di della... attingere prima di tutto alla morfologia, più che a definizioni di carattere semantico, eccetera, non c'è il testo, ma ovviamente si può lavorare con questo sul testo, e non, non ci sono le varietà dell'italiano, su cui, eh, si trovano sempre separate, ma che secondo me invece vanno introdotte ogni volta che è necessario, cioè far riflettere vuol dire anche far riflettere sull'uso immediatamente, eh? Allora che cosa succede? Che eh, la variazione è entrata nelle grammatiche però appunto, separata un po' da tutto il resto e soprattutto non, non si capisce qual è... Eh, diciamo, la, mh, che cosa si intende per varietà, non si dà proprio una definizione nonostante la grande, il numero di pagine che invece le varietà occupano. Zordan volume secondo all'interno della comunicazione ci dice che lingua parlata e lingua scritta sono due forme diverse di comunicare. Noi andiamo a vedere. La definizione che dà anche qui vorrei richiamare soprattutto l'attenzione sulla coerenza di, delle definizioni. Che cosa ci dice? Lingua scritta e lingua parlata sono due lingue diverse. Perché si usano in situazioni diverse, per scopi diversi e utilizzano segni e mezzi espressivi diversi. Se lo confrontiamo con la definizione che Zornan stessa dà di lingua, non torna questa definizione, non è questa. No, no, ma. questo è ovvio perché fa parte, però il punto è la coerenza interna, se la definizione di lingua che mi ha dato Jordan è la lingua, dunque non è altro che la realizzazione pratica concreta del linguaggio verbale, quindi questo già è fuori dalla definizione, perché, perché succede questo? Perché da una parte si parla della lingua e si dà la definizione uh, o della comunicazione, dei segni del linguaggio verbale e non verbale, Tenendo, facendo il riassunto diciamo, di un qualche volume o manuale eh, o universitario perché veramente si arriva a livelli di approfondimento che sono incomprensibili uh, specialmente nella parte sulle varietà geografiche, non ho capito cioè, si, si parla di italiani regionali ma in modo molto approfondito no? e poi siccome inizia una sezione diversa si prende un altro modello, si prende il riferimento un altro manuale e cambia tutto cioè, questo è il punto, poi questo rappresenta una difficoltà. Poi gli, gli, che cosa succede? Che la lingua parlata, per identificare la lingua parlata, in Jordan si eh, presenta e si identifica il parlato con il polo dell'informale. L'informalità. E questo, poi che cosa succede dopo aver fatto questo? Eh, che in tutta la parte sulla testualità, sulle altre varietà, deve dire il testo scritto, orale, no? quando parla delle altre varietà, quelle fasiche, quelle mh, soprattutto quelle, eh, quelle diafasi, che deve ricordare che eh, formale e informale si applicano sia al testo scritto che a quello parlato. È chiaro? Cioè non rappresentano, invece, nella caratterizzazione del parlato, parla, fa solo riferimento all'informalità. Guardate questo esercizio. L'esercizio trasforma i seguenti messaggi parlati in messaggi scritti. E già qui... E già qui... Cioè, voglio dire... Qui si dà per scontato veramente che, che ci sia stata una definizione molto molto attenta, no? eh, sostituendo, eliminando le forme che ti sembrano tipiche della lingua parlata. Che cosa chiede? È a Napoli che andrete in gita? Cioè, qui questo esercizietto che viene proposto così tanto per non è stato assolutamente preparato, però conta sul fatto che l'insegnante censurerà la frase scissa. Eh, vero? Poi, secondo esempio, mannaggia, ho dimenticato a casa il fra, già mannaggia. E chi lo dice adesso al prof di musica? Qui, il mannaggia col prof, probabilmente si deve sostituire il prof, qua c'è cioè l'elemento lessicale, quindi informale, che cosa sostituireste? Questo coso che sia, questo qui è chiaro, no? Qui stiamo lavorando su livelli diversi. Soprattutto questo film l'ho già visto, questa è una dislocazione, quindi questo qua si vuole che sia corretta. Attenzione, ognuno può pensarla su questo come, come vuole. Il fatto è che una frase del genere priva di contesto non si può né correggere e nemmeno dare, come esempio. Perché le dislocazioni sono, portano informazioni dal punto di vista, cioè hanno una struttura che va analizzata dal punto di vista informativo. Se sono decontestualizzate non si capisce qual è il valore informativo della dislocazione. No, questo mi sembra abbastanza. Quindi costringe quello che è ancora più interessante, il fatto che non fornisce poi eh, questo manuale le informazioni necessarie per correggere questo quest esercizio, perché ad esempio sulla dislocazione viene messo tutto insieme, l'unico esempio di dislocazione che c'è è, è la, il costrutto MMI. Ora, come si possa da MMI risalire a questo film, l'ho già visto, attenzione, non è semplice, non è semplice, è vero? Quindi le istruzioni che dà non sono sufficienti a fare, a svolgere... E, Sì, ma infatti van, diciamo, sono temi complessi che si affrontano in termini di registro, in termini di, eh, di eh, come vi dicevo, dal punto di vista della struttura informativa. Possiamo, ma censurarli così, senza aver detto assolutamente niente, senza, eh, non, quali argomenti si possono usare soprattutto, non si danno frasi eh, isolate. In questo, in questo modo passare da mi me, me, considerato come dislocazione appunto a questo film l'ho già visto. Altra dislocazione, guardate che è estremamente complicato. Cioè, ci vuole un ragionamento che ragazzi cioè, eh, non possono fare. Ancora peggio non lo vedi che non ci passo perché, eh, anche, anche, anche in questo caso provate a fare l'analisi. Beh, qui c'è un pronome di troppo, no? Diciamo la stessa cosa. Ma se abbiamo dato come definizione di pronome ciò che sta al posto di un nome, come propongono le grammatiche, qui, qui nessuno riconoscerà nemmeno il pronome, quindi non saprà nemmeno dove si trova. È vero? perché poi, Allora ehm, sulle varietà l'ultimo ci sono est cose estremamente interessanti, perché ci sono anche degli errori, cioè cose su cui ormai la linguistica cerca di eh, lavorare. Per esempio gli esempi dei linguaggi settoriali. Una parte sui linguaggi settoriali. Non so se avete presente questa tabella, no? Questa è interessante perché... Che differenza c'è tra lingua comune e linguaggi settoriali? Attenzione. I linguaggi settoriali privilegiano i nomi rispetto ai verbi. Sta parlando di nominalizzazione, che è uno dei processi più difficili da spiegare. Benissimo. Poi privilegia i nomi rispetto ai verbi usando, quando sono, i, quando sono indispensabili, e qui si apre un mondo perché... Uh, I verbi, ma i verbi di significato generico con l'aggiunta di un nome. E qui la tabella è devastante. Perché questo non è linguaggio tecnico, no, è quello che tecnicamente si chiamano ehm, tecnicismi collaterali, cioè quelli proprio inutili. Inutili. Se io ho dato una definizione di tecnicismo adeguata... Adeguata, questo non risponde assolutamente, cioè dire aiutare o prestare aiuto. Vi immaginate se può essere al limite una questione di registro perché si trova in certi tipi di testi, ma non può essere l'esempio, con tutta la serie che ne segue, di qualcosa di necessario, perché da anni i linguisti si battono per eliminare, per esempio, nel linguaggio burocratico questa proliferazione? No? Quindi, e hanno dato anche un nome, cioè tutto ciò che è inutile, tecnicismi collaterali, no? proprio per eliminare ehm, questo, tutta questa parte. Allora, con, um, conclusioni. Chiudo su una considerazione sola, perché sono venute fuori varie questioni, no? che spero siano chiare nella loro impostazione. Un fatto che non abbiamo invece trattato è quello del referente delle grammatiche scolastiche. E in parte questo tema è collegato all'adozione, cioè al rapporto che c'è tra case editrici, grammatica, insegnanti che sono sempre considerati eh, conservatori, no? quelli che comunque non, eh, non cambieranno mai, quindi diamogli sempre lo stesso prodotto. Mm. Eh, per chi sono scritte queste grammatiche? Eh, Senzini, questo è un esempio che ho preso dall'italiano di tutti, che ho trovato qualche anno fa, nel 2007 forse ce l'avete. Ecco, una frase come questa, il significato delle parole però non ha nulla a che fare con quello che i linguisti chiamano referente. Con chi sta parlando? Questa è una grammatica delle scuole medie. Con chi sta parlando? All'insegnante, come minimo. Seconda frase, qui era quando si cominciava a introdurre il discorso della grammatica delle valenze. Taluni linguisti però considerano questi verbi non verbi intransitivi, ma verbi transitivi indiretti, o meglio, verbi transitivi a due argomenti, di cui il secondo argomento, il primo è il soggetto, ha legame indiretto. Allora, questo per, le scuola, questo per la scuola media. È chiaro che qui il referente non è nemmeno, cioè il destinatario non è nemmeno l'insegnante, perché l'insegnante dice cos'è questo, no? Era, è, è il linguista, è il linguista addirittura, cioè abbiamo tri, un, un, anche quindi un altro capitolo, da, sarebbe molto interessante da analizzare proprio come sono scritte queste grammatiche, no? Cioè come, come sono scritte, a chi si dirigono, abbiamo visto le definizioni, sono quelle tradizionali, insomma, ma poi gli esempi... Esistono degli articoli che hanno fatto l'analisi anche del modello di lingua che le grammatiche esprimono attraverso l'esposizione. No? Questo è interessante. E è una lingua insomma, abbastanza, abbastanza curiosa che sarebbe da analizzare. La grammatica, perché anche il libro di testo, è il primo esempio di come si dovrebbe scrivere, no? Cioè uno si aspetta che questo che sia anche un modello di scrittura. Con questo poi tutto il resto l'abbiamo già detto, quindi non vi. Ehm, Ripeto quello che abbiamo già visto rapidamente, però dopo se vogliamo insomma, discutere e approfondire torneremo su questi aspetti e, ed altri. Vi lascio con questo e vediamo adesso con l'esercitazione invece quanto la grammatica può essere utile invece per la parte del fare, no? per la parte compositiva, lo vediamo con Francesca e grazie per l'attenzione veramente. Allora, io direi che potremmo ricominciare con la seconda parte, con il laboratorio a cura di Francesca Faleri della Scuola Secondaria di Primo Grado Mazzini di Livorno. Ci sono anche delle fotocopie per, per il laboratorio che ora vi distribuisco. Grazie. Sì, va. Va bene, inizio ringraziando intanto Elena Pistolesi per la lezione che, che ha tenuto, che è, stata che è stata molto interessante, io so quanto lavoro c'è dietro, e ringrazio Roberta Cella per avermi dato di nuovo la possibilità di essere qui a, a mettervi un pochino al corrente, a condividere con voi alcune riflessioni e devo dire che quando sono stata contattata per tenere questo laboratorio già alla fine dell'estate eh, sono stata doppiamente contenta, non solo per il piacere di essere qui, ma anche per il, perché l'argomento che mi veniva proposto, che io ho interpretato come a cosa serve la, a cosa serve la grammatica. Era un argomento su cui io da sempre mi interrogo, da quando ho iniziato a insegnare italiano mi sono resa conto fin da subito di fare molta grammatica nelle mie classi e fin da subito mi sono domandata se questo non fosse un fatto autoreferenziale, cioè mi piace la grammatica, la insegno, oppure se davvero ci fosse una finalità, se davvero la grammatica potesse essere, come immaginavo, uno strumento per il raggiungimento degli obiettivi che volevo che i miei studenti raggiungessero, obiettivi che al di là di quello che poi andiamo a scrivere nelle nostre programmazioni, e in tutti i moduli che dobbiamo compilare, poi secondo me sono sostanzialmente quelli molto semplici di arrivare, di far arrivare i ragazzi alla fine della terza media in grado di capire quello che leggono e quello che, che ascoltano e in grado di sapere esprimere per scritto oppure realmente quello che pensano in modo che gli altri lo capiscano, li capiscano e quindi insomma una volta fissati questi obiettivi di base mi sono domandata serve davvero la grammatica che insegno per il raggiungimento di questi obiettivi? E', e ho pensato di farvi degli esempi seguendo un po' idealmente il, il programma, partendo da un esempio sul programma di prima e poi andando avanti con l'analisi logica e l'analisi del periodo. E partendo con quella che è più che un'indicazione, una riflessione, una provocazione, perché noi nei nostri manuali troviamo all'inizio una parte dedicata alla fonetica, alla fonologia, all'ortografia e non sappiamo mai cosa farci, perché è una parte molto ampia, perché ci sono tanti concetti diversi messi insieme, perché mai non è neanche che queste parti siano fatte molto bene, proprio perché mischiano argomenti diversi e, e non ci aiutano a lavorare su questo argomento. Ora io mh, riflettendo un pochino ho pensato che quello che ha senso insegnare agli studenti e una competenza che loro devono acquisire è quello di uscire dalla scuola media e avendo chiara la differenza fra suono e lettera, che questo sembra una cosa scontata, ma in realtà non lo è, perché loro arrivano dall'elementare con una grande confusione. Ora lo dico, io ho anche una bimba in prima elementare e è da settembre che tortura la mia sensibilità linguistica dicendo, mamma oggi ho fatto la p... «Mamma, oggi ho fatto la T». E io tutte le volte le chiedo «Ah, e cos'è?». E lei mi risponde «Una lettera». Io cerco sempre di spiegarle. Guarda, P e T sono dei suoni. Poi ogni suono si rappresenta con una lettera. P e T sono il nome della lettera. P e T sono due suoni. Però lei continua a dirmi «Ho fatto la S, ho fatto la Z». Quindi vuol dire che così viene insegnata alle elementari. E Va bene, io non voglio dire che cioè, non voglio criticare le insegnanti delle elementari perché loro hanno un compito diverso dal nostro da svolgere e generalmente lo fanno in maniera encomiabile perché riescono insomma, a portare eh, i ragazzini ad una competenza adeguata nella maggior parte dei casi però tocca poi a noi raffinare queste competenze e dargli degli strumenti in più quindi eh, è bene secondo me cominciare facendo capire ai nostri, agli studenti che arrivano da noi che sogni e lettere sono cose diverse e a sfatare i miti che vengono Date alle elementari, ceco che non ci vede, ceco della Repubblica Ceca, si pronunciano esattamente nello stesso modo, ma si scrivono in due modi diversi perché quelle sono due parole che hanno due storie diverse. E quindi, perché è difficile capire quando si scrive con la I e quando senza la I? È difficile perché non c'è una corrispondenza con il suono, i suoni sono uguali, e quindi loro devono fare lo sforzo di imparare a memoria queste cose perché non c'è nessuna motivazione di suono nella differenza di scrittura. E un altro esempio può essere quello dei digrammi. Eh? Quando io scrivo agnello, la G e la N sono due lettere, ma rappresentano un suono solo. E su questo bisogna insistere, bisogna farglielo capire. Non verrà più neanche la tentazione di dividere in sillabe andando a capo fra la G e la N, se i ragazzi hanno capito che quello è un suono solo. Un'altra cosa, le vocali. Perché le vocali sono cinque? A, E, I, O, U l'hanno parata elementari, però li si può far riflettere, le vocali sono 5, ma dove non c'è l'accento, e allora sono A, E, I, O chiusa, O sono due cose diverse, mentre in posizione tonica dove c'è l'accento le vocali sono 7, A, E, E, I, O, O, U, e la differenza fra E aperta e, e chiusa è tale che. In italiano esistono delle coppie di parole che assumono significati diversi solo perché cambia quella vocale. Quindi la pesca e la pesca sono due cose diverse. Ora io parlo da insegnante toscana che insegna ragazzini principalmente toscani, quindi eh, per noi immagino che insomma, sia una situazione abbastanza comune. Eh, per noi ecco, questo tipo di ragionamento ovviamente è ovviamente più facile. Però, dato che abbiamo questa facilità dovuta al fatto che i nostri alunni sentano la differenza fra le vocali, perché non utilizzarla per dare uno strumento in più? E per farli capire che appunto una cosa sono i segni, sono le lettere, una cosa sono i suoni e sono due cose diverse. Riflettere su, eh, sull'ascolto della lingua, sull'ascolto dei suoni della propria lingua, secondo me, è una competenza che va data. E quindi faccio anche un esempio pratico, io non parlo mai di dittonghi in classe, non so come trattarli, poi magari imparerò, dedico invece molto tempo all'accento, eh, a come individuare l'accento, a cosa serve l'accento, e, e mi sono resa conto che però può essere utile fondere le due nozioni, quelle di accento e quelle di dittongo, per esempio quando si fanno i verbi, eh, perché in italiano... Sono molto rappresentati dei verbi di questo tipo, cioè che hanno alternanza fra radici, forme col dittongo nella radice, e forme senza dittongo nella radice. Per i nostri studenti Toscani dop di famiglia toscana da sempre. E coniugare un verbo di questo tipo è facilissimo, non c'è nessun problema. Ma se già il ragazzino, magari hai genitori non toscani, oppure se a casa parla cinese o marocchino o russo, questi verbi rischiano di essere misteriosi. Non è che bisogna imparare sempre a memoria come funzionano questi verbi, basta dare delle regole. E allora lì si chiede: secondo voi perché in alcune forme c'è il dittongo e in altre non c'è? Alla prima non ci arrivano quasi mai, però effettivamente mi è anche capitato quest'anno di un ragazzino che subito mi ha saputo spiegare perché, tra l'altro un ragazzino straniero, però poi gli si può dare un indizio, no? perché io dico mi siedo, tutti siedi, si siede, ci sediamo, vi sedete, si siedono. Si dice provate a mettere anche l'accento, e allora qui magari si attiva la corrispondenza, lo capiscono anche loro, dove l'accento cade sulla radice, allora nella radice c'è il dittongo, se l'accento cade sulla desinenza, il dittongo non c'è più, mh, non si forma, perché e funziona così la voce, nel momento in cui c'è l'accento, la sillaba viene pronunciata con più forza, è possibile che la vocale si modifichi, e allora eh, si fa riflettere su questa cosa, poi si possono rendere le cose ancora più difficili, io posso, tu puoi, e li può, noi possiamo, voi potete, e si possono, qui ancora più difficile perché non tutte le volte che c'è l'accento c'è anche il dittongo. Come mai? Ora, la maggior parte di noi avrà dato, secoli fa, l'esame di storia della lingua italiana, o di filologia italiana o di altro. Si ricorda che il dittongamento i, sia in posizione tonica. L'abbiamo detto anche in sillaba libera. Ora, mh, senza dire questa cosa agli studenti, quando però la, la sillaba finisce per consonante, il dittongo non c'è. Perché? Perché si fa ascoltare, perché quella vocale effettivamente... Lavorandoci un pochino si sente pronunciata così breve, che anche se la voce ci si posa di più, non c'è spazio per modificare il suono, il dittongo non si crea. E quindi cioè, questo può essere un esercizio d'ascolto, può essere divertente, può essere utile in un'ottica di inclusione, perché abbiamo detto che i ragazzini stranieri o quelli che insomma hanno fatica a coniugare normalmente questi verbi possano avere un'indicazione in più. Ma anche i ragazzini toscani che non sbagliano mai il dittongo hanno un'indicazione in più per capire come funziona l'accento che capiscono che dove c'è il dittongo lì c'è passato l'accento, quindi hanno uno strumento in più. E funziona quindi in ottica di inclusione, ma anche in ottica di valorizzazione delle eccellenze. Non dimentichiamoci che dobbiamo muoverci all'interno di, di questi due punti. Non solo pensare a chi ha fatica, ha bisogno di, di, di mettersi in pari, ma anche a chi invece queste cose le sa già. Io in genere dedico un quarto d'ora, 20 minuti a questo argomento, faccio fare un po' di, di, di esercizi di ascolto, e, mentre tratto i verbi. E la maggior parte dei ragazzini i verbi li hanno già fatti alle elementari, eh, eppure alle medie li rifanno per due mesi, magari, insomma forse anche di più. Eh, quelli che lo sanno già, perché si devono annoiare e pensare che alle medie si fa solo ripasso di quello che si è già fatto alle elementari? Se oltre al ripasso per chi alle elementari non l'ha fatto o non l'ha imparato, si fa anche qualcosa di più. Eh, L'attività diventa poi più utile, più piacevole anche per chi le cose di base già le sapeva. E poi faccio delle prove, le ho messe nella verifica. Eh, Facoltativo. Ora, questo non è detto, non, si, non bisogna rispondere, si prende 10 anche senza questo. però eh, chi vuole, qualcuno ha preso 10 e mezzo con questo metodo. Eh? Non glielo ho scritto, però il punteggio ci sarebbe stato. Pensa all'indicativo presente del verbo potere e a come vi si alternano vocali semplici e dittonghi. Perché abbiamo posto, ma puoi? Perché può, ma potete? Sai spiegare quando il verbo ha la vocale semplice e quando è il dittongo? Ora, la maggior parte degli alunni, giustamente, è facoltativo, non lo guardano neanche, non lo fanno. Qualcuno. Qualcuno prova a spiegare, dice un dittongo ha due vocali, la vocale semplice è una sola, però qualcuno invece capisce, scrive, mi hanno scritto così perché puoi e può hanno l'accento nella radice e non sono seguite da consonante insomma, qualcosa ha capito e l'ha saputo spiegare, oppure hanno l'accento sulla radice e dopo non hanno consonanti, oppure il verbo ha vocale semplice quando è seguito da consonante, risulterebbe difficile pronunciare puosso, ed ha il dittongo quando non è seguito da consonante, quindi effettivamente qualcosa passa, magari sono 3 su 40, però loro allora hanno capito e loro, gli altri verbi, già, cioè i verbi li sapevano già, hanno imparato qualcosa di nuovo, e allora perché non farlo? Tra l'altro questa è una competenza trasversale, perché i nostri studenti non solo studiano l'italiano, studieranno anche un'altra lingua, magari il francese, Je eh? peux, tu peux, pouvez, il peut. funziona nello stesso modo, dove c'è il ditong, dove c'è l'accento, la vocale è in un modo, insomma il gruppo vocalico è in un modo, dove non c'è l'accento è in un altro. Funziona così per lo spagnolo, io puedo, se il pueden, se vosotros podete, io spon. Funziona così anche per il rumeno, quanti studenti rumeni abbiamo in classe? Eupot, tu pozi e il poate, noi putem, voi putezi e pot. Quindi questo meccanismo una volta che hai imparato... Che è nella loro mente funziona non solo per l'italiano ma per le altre lingue di origine latina che si troveranno a studiare o che già conoscono, possono fare dei paragoni. Io mm, ho un, un piccolo rimpianto di non essermi insegnata la risposta. Però ho avuto un anno una ragazzina rumena che era in Italia da sei mesi, parlava malissimo l'italiano, però questa storia dell'accento nella verifica di grammatica me l'aveva saputa spiegare. Meglio di tutti gli altri, era l'unica che in quella classe aveva dato una buona risposta. Mi piace pensare che lei da quel momento abbia imparato comunque. Più facilità verbi italiani perché aveva potuto trovare questo meccanismo e fare questa analogia fra la sua lingua e l'italiano. Quindi è uno strumento che. Consiglio, anche se, come ho detto, questa è una provocazione, perché alla fine parlare di fonetica e di fonologia è sempre difficile. E allora passo al programma di seconda, cioè l'analisi logica. Come utilizzare l'analisi logica per il primo obiettivo, quello di comprensione. In particolare come usare l'analisi logica per comprendere un testo difficile dove non ci capiamo niente. Dante Giustizia mossa il mio alto fattore, fecemi la divina potestate e la somma sapienza è il primo amore. Va bene, ora a noi sembra facile, però i ragazzi. Che se lo trovano davanti per la prima volta fanno fatica ad orientarsi. E come lavorare su un testo così? Allora, faccio una premessa di metodo, un metodo che io uso fin dalla prima. Eh, ho preso l'abitudine a marcare eh, in ogni frase, quando lavoriamo anche alla lavagna, tutte le frasi che scriviamo e, e quando analizziamo i testi, a marcare il predicato, a marcare il soggetto, a marcare il complemento oggetto. Io in genere lavoro con la lavagna così, quindi faccio sottolineare in maniera ondulata il predicato, sottolineare dritto il soggetto, sottolineare il tratteggiato il complemento oggetto. Soggetto. È uno strumento che si inizia ad utilizzare in prima quando si comincia a lavorare sui verbi transitivi, intransitivi, forma attiva passiva, e sulle prime poesie e anche sui brani di epica, quelli che si leggono in versi. E li fa faccio marcare il testo in questo modo e diventa uno strumento che loro apprendono. Diventa uno strumento di comprensione non solo nell'immediato, perché poi un testo trattato in questo modo ha delle indicazioni che aiutano la comprensione anche se io riprendo il testo dopo tre mesi. Non mi ricordo più cosa c'è scritto, però. Prima vista vedo eh, dov'è il soggetto perché il predicato magari lo trovo. Ma è il soggetto o il complemento oggetto? Subito a colpo d'occhio loro, insomma, hanno il testo. Se ci hanno già lavorato, sanno ritrovarlo. Quindi, così anche su Dante, predicato fece soggetto la divina podestate ma anche la somma sapienza e il primo amore, individuati. E qui si può far riflettere anche sul fatto che in italiano contemporaneo tre soggetti, anche se singolari, chiederebbero un predicato plurale, mentre nell'italiano poetico, non solo quell'antico, è abbastanza comune il fatto di trovare un predicato singolare. E, complemento oggetto, mi, dimmi. Sì, però è un uso così comune, è vero. Però è un insomma, è uso comune della lingua poetica, si trova non solo qui. Eh. Quindi sì, effettivamente qui può avere anche un, altro, un significato non solo grammaticale, però sul piano grammaticale comunque è una struttura comunissima, non solo in Dante, ma poi in tutta la lingua poetica, si trova molto spesso. Eh, quindi questo anche a distanza poi di mesi è chiaro che eh, la Divina potestà Potestate, la Somma Sapienza e il Primo Amore sono soggetti. E per più fiate, passiamo al quinto dell'inferno: per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso. Anche qua, e sospinse, predicato, quella lettura è soggetto, e al soggetto anche di scolorocci, mentre gli occhi e il viso sono complementi oggetti. Eh, non, non è questo fare un esercizio di analisi logica su Dante, non è scomodare Dante per fare un esercizio di analisi logica, la prospettiva è diversa, è utilizzare gli strumenti dell'analisi logica per rendere più chiaro e più facile da comprendere un testo, è la stessa funzione della parafrasi, noi facciamo fare la parafrasi nella poesia ma non perché la parafrasi è lo scopo. De, del nostro lavoro, ma perché dopo che hanno fatto la parafrasi capiscono bene quello che c'era scritto nella poesia e se lo rileggono dopo lo capiscono, questo viene ancora prima della parafrasi, ai miei tempi si chiamava la costruzione diretta, ora non la trovo mai nei manuali questa espressione, però è in realtà uno strumento veramente secondo me molto efficace e se lo trovano anche andando avanti, poi all'inizio della terza, Leopardi, agli anni miei, anche negaro i fatti la giovinezza. Anche qua, eh. negaro è il predicato e anche qui si può fare una riflessione grammaticale. Negaro è passato remoto, una, per una terza persona plurale, fargli un pochino riflettere anche sull'analisi grammaticale. Ma poi quello che bisogna che ricordino è che i fatti e il soggetto... E la giovinezza è il complemento oggetto va bene. E ora, questo sistema tende, insomma, funziona in teoria e funziona anche in pratica nella maggior parte delle classi. Ora devo dire che con la terza che ho quest'anno una frase di questo tipo, al di là del fatto che siano capaci di riconoscere un soggetto o un complemento oggetto, i fatti sono in automatico diventati per quasi tutti i fatti, perché già è quello. E poi avevo dato all'altra fila da fare la, la parafrasi di. Tupria che l'erba inaridisse il verno da chiuso morbo combattuta e vinta per i e Tenerella. Allora mi sono segnata gli errori perché il verno è diventato o il verbo o il verme, a seconda. Il morbo è diventato il morso, e anche mordo. così. E addirittura per è diventato parevi, e quindi Perivio e Tenerella, sembravi Tenerella, non è stato più un problema per nessuno. Perché poi alla fine le attività vanno anche un pochino calate nella classi, perché ci sono le classi dove gli al alcuni alunni sanno la risposta e altri no. Poi ci sono le classi dove alcuni alunni sanno la domanda ma altri non sanno la domanda. E questa terza che adesso quando faccio le domande non sanno neanche che sto facendo delle domande. Quindi bisogna poi mm, sempre calibrare le attività per gli studenti che abbiamo davanti. Però ecco, diciamo che in genere questo tipo di strumento mi sembra che funzioni. Ora, eh, detto questo, vi darei qualche minuto per lavorare un po' su quel foglio che dovrebbe essere stato dato a tutti. Questi sono degli esempi tratti da degli elaborati, dei compiti scritti che ho dato nel corso dell'anno. Per farvi, insomma, pensate un attimo a come si corre, cioè come si lavora su questo testo. Quando i nostri studenti ci consegnano il compito, noi troviamo scritte queste cose, cosa ci facciamo? Va bene, quindi piccolo esercizio, 5 minuti di correzione. Per chi non ce li ha, ce ne sono un po' lì sul tavolo e anche qui passo. Se qualcuno. Eh? Eh, vedete voi? Cosa ci fate? Ecco, quando, tro... quando eh, dovete, dovete correggere il tema, e nel tema ci sono scritte quelle cose, io l'ho tratte da temi, riassunti. Cosa fate? Cioè, dove mettete le mani? Sì. Esercizi di scrittura, in qualche modo bisogna insegnarle a scrivere, no. no, allora, ci sono no. allora, io sì do temi, e tra l'altro faccio temi di tipo diverso. Siamo a descrittivo, siamo informativo, siamo argomentativo. Eh, a seconda del a seconda dei tipi di testo che impariamo a, a leggere, impariamo anche a scriverli in maniera parallela. No, non, ci, non è una cosa... Sì? Quando Mm-hmm. Io credo, che io credo che sia alla fine solo un problema di terminologia. Quando io do un compito di scrittura lo chiamo tema. Poi, se abbiamo lavorato sul testo descrittivo, sarà da scrivere un testo descrittivo e lo chiamiamo tema di argomento descrittivo. Quando abbiamo lavorato sul testo argomentativo. Eh, lo chiamiamo tema argomentativo, ora io mi pongo sempre il problema, so che poi delle competenze si, si vanno acquisite alle superiori, però io sono consapevole del fatto che un 25% dei miei alunni non va alle superiori, il 50% dei miei alunni non prende il diploma di scuola superiore, quindi qualcosa già devono impararlo da me, perché io... A per quelli che poi andranno alle superiori, le faranno sicuramente, possa anche pensare che, faranno, che lo faranno, che avranno quelle competenze nella vita anche se non gliele do io. Però la, molti alunni delle nostre classi non, non andranno, non prenderanno una licenza superiore e quindi mi piace insegnare anche a loro a realizzare un testo che sia coerente. Allora, eh, se, io, se io devo far fare un tema argomentativo e eh, lavoreremo sulla costruzione di un'argomentazione, tra l'altro, ho l'abitudine anche di dare, far fare prima solo la scaletta in una prima fase di verifica e poi far scrivere, eh, però loro. La consegna ce l'hanno implicita perché avranno lavorato un mese e mezzo su come si costruisce un test argomentativo e sapranno che devono scegliere una tesi, sviluppare due argomentazioni, mettere una conclusione con, delle, con degli accorgimenti linguistici, con un uso di connettivi adatti al tipo di testo. Ma allora tendenzialmente alle medie chiedo di, fare, di dare un'opinione personale, quindi di costruire un'argomentazione su Testo documentativo? Sì, lo facciamo su argomenti trattati in classe. Trattati in classe, della... eh. Eh. <ride> <si ride> eh. preparato poche che a che vedere dal solito, no, dipende dalle classi. La tevoccia che No, ecco, io Credo di avere questa abitudine, e spero che i genitori dei miei alunni non mi possano contraddire, però in genere tendo a dare una verifica su una cosa che ho insegnato a fare prima, eh? mi contraddicono i genitori. No? E quindi, insomma, spero di lavorare in questo modo, almeno così in teoria. Poi magari nell'applicazione qualcosa sbagliamo tutti. Però, eh, in genere se do una, una prova di verifica è su una cosa che ho provato a insegnare. Ora poi sul, invece sulla scrittura scendiamo più nei dettagli guardando gli esempi che avete. Allora, perché vi ho proposto questo tipo di esercizio? Perché è un tipo di esercizio che ci troviamo a fare continuamente quando andiamo a correggere i testi scritti che ci propongono i nostri alunni? E perché, per quanto mi riguarda, la didattica della scrittura eh, è uno degli aspetti secondo me più complessi dell'insegnamento dell'italiano, era quello che mi spaventava più di tutti, eh, un po' per la mole di lavoro perché per insegnare una cosa bisogna far fare tanti esercizi, perché gli esercizi siano efficaci vanno corretti, per correggere esercizi di scrittura serve sempre molto tempo, molta energia, ma al di là di questo non, a, non avevo ben chiaro, non sapevo qual è il modo migliore, il modo più efficace per... Eh, per lavorare sui testi scritti dagli studenti. In quale modo li aiutiamo a migliorare le proprie competenze di produzione scritta? Perché la prima, la prima tentazione, quella voglio fare bene, voglio fare un lavoro che serva agli studenti, è quella di riscrivere. Cioè una frase non è chiara, non comunica, mh, quindi qualcosa non funziona, la riscrivo per dare al mio alunno allo studente un modello su come poteva scrivere per essere più chiaro e per, eh, per comunicare meglio. Il problema. Secondo me sono due. E intanto, tornando alla mole di lavoro, nella maggior parte dei casi i nostri alunni poi prendono il foglio, lo guardano un attimo, guardano il voto, lo mettono lì. Noi abbiamo dedicato mezz'ora alla correzione di quell'elaborato e invece non serve a niente perché il ragazzo da solo non se lo va a leggere. Il secondo fatto, invece, è un più serio. Eh, se, se quella frase non è chiara, se non si capisce, nel momento in cui io la riscrivo, come faccio a sapere di avere riscritto quello che il ragazzo mi voleva dire? Eh, in genere scrivo può darsi che scriva qualcosa di diverso senza rendermene conto. Allora, l'alunno non ha la capacità di capire questa differenza. Lui se è volenterosa, di buona volontà, si va a rileggere la riscrittura e diciamo, ah, ma quello che pensavo io non andava bene, perché non capisce che la correzione è fatta sulla forma, ma che la forma non era chiara e quindi io ho capito male. Pensa che eh, l'insegnante, in automatico, insomma, che l'insegnante abbia deciso che quel pensiero non andava bene e l'ha cambiato in un pensiero che andava meglio e questo è veramente molto dannoso. Quindi io dopo un, qualche mese di pratica di riscrittura ho capito che forse non era la soluzione giusta. Dall'altro lato c'è la tendenza opposta, segnare con rigorosso. Eh, basta, eh, è sbagliato, non si capisce, non è chiaro, l'hai riletto. Però anche questo a cosa serve? Intanto eh, si dice che c'è un errore ma non si aiuta a migliorare. E poi è anche offensivo, perché magari quel ragazzino ci si è impegnato, ha sudato, ha provato a comunicare quello che voleva, ha lavorato con impegno e poi io le dico che non si capisce nulla, magari ci rimane male, avrebbe anche ragione. E allora ho pensato, perché non utilizzare le competenze grammaticali che stiamo mettendo su, che stiamo accumulando, e per dare agli studenti stessi degli strumenti per correggersi da soli? E Allora, mh, Orfeo non fu più capace di resistere, si girò e vede la fanciulla. Questo era un riassunto, va bene? riassunto di un mito, ha dato una classe prima. Sì? Una domanda prima di procedere sì. nel dettaglio: ha mai provato a far scambiare i temi e farli valutare dai compagni fra pari per mm. identificare cosa non capiscono i compagni? Mm. Eh, però non penso che i compagni li sappiano dare poi uno strumento, eh. Eh, potrebbe essere effettivamente un, un, insomma, uno strumento di lavoro. E quello che sto facendo in questo periodo con le classi, con cui lavoro è quello di utilizzare la, la grammatica. Quindi stavo dicendo: Orfeo non fu più capace di resistere, si girò e vide la fanciulla. Una nebbia avvolse la fanciulla e scomparve per sempre. Allora, anche qua si marca il testo con quel metodo che vi ho detto prima. Io marco i loro testi, i loro temi, i loro riassunti, avvolse il predicato, una nebbia il soggetto, la fanciulla il complemento oggetto, scomparve l'altro predicato. Quindi se il predicato non è ripetuto dovrebbe essere una nebbia, qui invece il soggetto dovrebbe essere la fanciulla e allora faccio una notazione di questo tipo, una notazione grammaticale. Il secondo predicato non ha il soggetto espresso, in questo modo sembra che abbia lo stesso soggetto del primo predicato, quindi la frase non è chiara. Eh, non ho riscritto, però ho segnalato l'errore e ho spiegato perché è sbagliato, lo capirà da solo lo studente che doveva ripetere la fanciulla, oppure se non capisce magari glielo dico io però poi dopo un po' impara a farlo da solo. E esempio simile, il pastore Aristeo vide Euridice, le si avvicinò minacciosamente e cominciò a fuggire. Anche qua vide è predicato, il pastore Aristeo, è il soggetto, Euridice è complemento oggetto. Altro predicato, avvicinò, si avvicinò a seconda di come facciamo analizzare i predicati e cominciò a fuggire. Un altro predicato ancora. Annotazione. Il terzo predicato ha un soggetto diverso dal primo e dal secondo. Se non ripeti e uridisce la frase non è chiara sembra che sia Risteo a fuggire. Va bene, anche qua eh, senza aver riscritto, senza aver offeso lo studente, gli si è dato uno strumento per migliorare. Ora, esempio discusso, ne abbiamo parlato a lungo no, con... Sì? Che delle no? Ora vediamo, ora vediamo. No, no, io mi sto riferendo a... Ah, alla... okay. prima. Sì, loro. Eh, usare un eh, perché sennò eh. poi, non lo Dico perché con le superiori arrivano. Eh. Ecco, io. Mm. Io su questo non sono. Cioè, non sono tanto d'accordo sul fatto di evitare la ripetizione. Loro arrivano anche dalla scuola elementare terrorizzati dalla ripetizione delle parole. però io credo che eh, l'obiettivo della scuola media sia quello di raggiungere la chiarezza. Ed un testo dove. La stessa cosa viene indicata sempre con la stessa parola, è comunque un testo molto chiaro. Magari non sarà molto bello, però è chiaro, è quella che poi in linguistica testuale si chiama coerenza, si chiama, si chiama coesione, perché se ogni volta che io parlo di una cosa la chiamo sempre con lo stesso nome, il mio testo è molto chiaro. Per cui io so che poi voi alle superiori dovete eh, andare avanti, però alle superiori andate avanti. Noi arriviamo a questo obiettivo di chiarezza, che secondo me... Per la scuola media magari a raggiungere per tutti questo obiettivo, perché secondo me è meglio che ve li mandiamo alle superiori che scrivono, ripetono le parole fanno frasi brevi, però chiare piuttosto che con dei periodi vulcanici dove non si capisce niente. Eh, poi è bello anche il confronto fra ordini diversi di scuola per capire anche quali sono le esigenze degli insegnanti dell'ordine successivo. Però ecco, sinceramente io alla scuola media mi sono posta questo obiettivo, la chiarezza. E lavorando appunto in questo modo, ora, questo è un tipico esempio di dislocazione di forma marcata, ne avevamo parlato prima con Elena Pistolesi, ne abbiamo parlato a lungo anche poco fa al bar. E perché? perché presentare questa forma marcata? Come un errore. cioè Questo non è un errore, io non lo presento come un errore. Però eh, questa, vo, questa frase era e qui è tolta dal contesto, però io l'avevo trovata in un tema di stampo informativo in cui gli alunni potevano scegliere se fare una lettera, una pagina di diario o un testo informativo in terza persona in linguaggio formale. Questa era la scelta fatta, tutto coerente nel mezzo ci si trovava questa frase. Eh. E quindi io non è che ho detto è sbagliato. Eh. Però ho segnalato anche qua, stava seguendo il predicato, nessuno il soggetto, il film complemento oggetto, ma anche lo complemento oggetto, quindi l'annotazione. Hai scritto due volte il complemento oggetto sotto forma di sostantivo e sotto forma di pronome e il soggetto è spostato dopo il verbo. Una frase di questo tipo non è adatta al contesto, perché secondo me non si richiedeva di una connotazione. Ora ho detto secondo me, un po' con, eh, perché vengo dal confronto con Elena, che dice magari poteva avere un senso un senso c'era bisogno di questa frase. Ora secondo me nel contesto non c'era bisogno, però dato che il contesto non ve l'ho portato e quindi insomma fidatevi <ride> oppure sì? In realtà se si corregge la preti bisogna buttare a mare buona parte della letteratura italiana. No. Modo di fronte a questo errore, cioè farei presente, ecco tu adesso la frase la dici parlando e ti rendi conto che l'ho scritto a delle regole più rigide rispetto al parlato perché non lo considererei nemmeno errore la prima, hai scritto come se parlare uno e due sulla tre che possa essere sbagliato, francamente. Adesso devo buttare a mare metà della mia vita. Ma non credo di aver detto mai che questa frase è sbagliata. No, no, ma eh, dico, eh. questa non la correggerei nemmeno. Cioè. No, ma con e... rispetto per carità, no, allora, e... la e... Poi, insomma, su questo effettivamente possiamo discutere a lungo, però eh, eh, ho solo segnalato in questo modo. Che eh, questa frase era fatta in maniera diversa da tutte le altre frasi del testo perché vorrei che eh, i ragazzi acquistassero consapevolezza del fatto che le strutture possono essere diverse fra loro e che a una struttura di un certo tipo corrisponde a un certo tipo di comunicazione. Quindi io posso usare una struttura fatta così, però ne devo essere consapevole. E allora il fatto di indicare, di segnalare che questa è diversa dalle altre non è né una penalizzazione. Né un dire che è sbagliata, perché non credo di averlo detto, è un far riflettere su come questa frase sia diversa dalle altre che erano state usate vicine. Eh, andrei avanti ora lasciando la frase semplice e andando avanti invece sul periodo, perché qui diventa più complicato. Qui siamo in terza media in cui gli strumenti sono diventati un pochino più raffinati perché eh, a questo punto della terza media si sta lavorando sull'analisi del periodo, si sanno individuare i vari predicati all'interno di un periodo, individuare le varie proposizioni e quindi eh, io domando qual è la difficoltà di questa frase perché non si capisce. Secondo me non si capisce perché ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Otto predicati diversi. Eh. Allora io lo dico ai ragazzi: se io facessi fare a voi un esercizio di analisi del periodo, dandovi un periodo con otto predicati, cosa pensereste mai di me? Eh, quali complimenti immaginereste fra voi di dedicare alla professoressa? Eh, allora, perché la professoressa deve leggere un periodo dove ci sono otto predicati? Allora, con gli strumenti di grammatica, di analisi grammatica, di analisi logica del periodo che hanno, eh, loro possono correggere da soli le loro frasi, nel momento in cui io vado a rileggere il mio testo e vedo che in un periodo ci sono otto predicati, lo capisco da solo che questo periodo non va bene tra l'altro io poi provo a fare lo faccio nei, nei loro elaborati quando ci sono dei periodi particolarmente complessi faccio lo schemino, quello che facciamo alla lavagna per grammatica questa è la frase, eh, perché ho le motivo mi dovete far leggere una frase di questo tipo una sequenza di sette coordinate una, di sette subordinate una c'è anche la coordinata in fondo. Eh. Allora, come si lavora su questo testo? Secondo me, semplicemente basta che loro rispettino la consegna di non mettere mai più di tre o quattro predicati per periodo. Qui basta dividere. Eh. Dentro alle feste si trovavano degli spettacoli, delle bancarelle, soprattutto delle specie di tunnel che avevano il nome del cimitero. Punto al goldove perché se ho messo il punto il connettivo non mi serve più di nessun genere. Dentro si trovavano tanti mostri, ma anche tanti bambini che facevano uno spettacolo, punto. Adesso chiedo di ripetere il soggetto perché se no non è tanto chiaro. Lo spettacolo consisteva nel far passare le persone in una specie di tunnel dove i mostri ti seguivano e ti facevano paura. Basta, non ho lavorato tanto sul testo, ho fatto accanto lo schema di analisi del periodo e poi ho spezzato quello che chiedo continuamente di fare a loro eh, altro esempio questa attività didattica mi è piaciuta molto sì? Quelle, quel periodo continua a non voler dire nulla cioè a molte eh, è il non trasmette l'informazione, la trasmette in maniera molto parziale, lì c'è da fare un lavoro non solo sulla, sul, sulla, 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 sulla sintassi, insomma, c'è da fare un lavoro sull'esito sui complimenti, è un, è un è un testo che non è un testo. Allora, bisogna vedere l'obiettivo che è questo momento. Cioè, io non penso che lei, quando ha finito, quando ha fatto questa cosa abbia finito di correggere, va bene. se allora, sul fatto processo... che questo non sia un testo che non, comune, non sono d'accordo perché, comunque, comunica rispetto al punto di partenza, e questo è certamente più chiaro. Io so benissimo che non è perfetto e che ci sono ancora molti errori, però, intanto, un punto di partenza, se eh, i miei studenti. Se i miei studenti diventano intanto capaci di scrivere da soli un testo di questo tipo, allora io poi posso andare avanti e passare ad un altro livello di, di, di correzione. Ma eh, non si può fare tutto insieme, perché noi comunque alla scuola media abbiamo bisogno anche di mettere le basi, di andare per livelli. Quindi un ragazzino che già mi sa scrivere una frase con due o tre predicati, allora posso lavorare sul lessico, posso lavorare sui pronomi, posso lavorare sulla ricchezza lessicale. Se uno ancora non sa neanche scrivere una frase così, va, procedo per passi. Intanto faccio in questo modo. Scusate. Allora, qui uso la mia autorità, uso la mia autorità per. Sì, sì, io capisco perfettamente il suo punto di vista. Eh, dunque, allora, ehm, intendiamoci: ingolfare un testo di correzioni non serve a nessuno. È chiaro che qui ci sono tanti problemi, eh, l'uso di dentro per l'astratto invece che per il concreto, questo lo vediamo tutti. Non lo vediamo tutti, non c'è bisogno di rimarcarlo. Il problema è che invece chi l'ha scritto non lo vede. Mh? E dobbiamo aiutarlo a, part a eh, correggere, gerarchizzando eh, la gravità delle, delle sue imprecisioni. Eh, la, la gerarchia... Quindi la stabiliamo noi con le correzioni che facciamo. Non è possibile correggere tutto contemporaneamente perché non ci sarà ragazzino delle medie, delle superiori o dell'università, che non sono neanche più tanto ragazzini, che non sarà in grado di recepire tutto contemporaneamente. Eh, quindi dobbiamo gerarchizzarglielo. Io sono profondamente convinta che per gerarchizzare, eh, diciamo, nella gerarchia degli interventi, quello della macrosintassi sia il primo gradino da risolvere. Eh, il primo gradino da risolvere perché. Lei come lo correggerebbe allora? Io di spiegargli che cosa voleva dire. Sì, io già sapevo cosa voleva dire. Sì, d'accordo. Allora, intanto qua stiamo ragionando sì. su estratti, naturalmente, da un testo più ampio, quindi. Eh. Dopodiché il ragazzino, se conosco i miei ragazzini più grandi, eh, mi ripeterebbe la stessa cosa con le stesse parole. Eh, perché per lui, visto che lui l'ha scritto, per lui è chiaro. Eh, eh, ma è un pezzo di un tema eh, non è che aveva scritto solo questo aveva scritto un po' di più e quindi si capiva cosa voleva dire poi forse anch'io nel rispondere non, mi sono dimenticata di ricordare qual era poi un pochino l'obiettivo della comunicazione, cioè come usare gli strumenti della grammatica per correggere i testi, quindi poi si possono fare anche altre correzioni però io ora, eh, spero che sia chiaro mi volevo, cioè, volevo puntare l'attenzione su come utilizzare gli strumenti della grammatica per fare delle Correzioni e per eh, migliorare nella pratica della didattica della scrittura, che poi non è l'unica cosa che si fa, però era quello di cui volevo parlare ora. Quindi, insomma, se la comunicazione risulta incompleta perché comunque è su un argomento solo, non può essere su tutto. E comunque credo che eh, questo insomma poi sarà anche dovuto al fatto che magari lavoriamo con mh, persone di età diverse e anche di ambienti diversi, perché non tutte le scuole medie sono uguali, non tutte le classi sono uguali. Però se io Insomma, ad alcuni ragazzini, cioè se alcuni ragazzini arrivano intanto da soli a saper fare questa correzione, eh, per me è un grande obiettivo, perché noi alle medie parliamo molto di didattica personalizzata. Dobbiamo valutare non il raggiungimento di un obiettivo astratto, ma il raggiungimento di un obiettivo per quel ragazzino che parte da un preciso punto di partenza. Per me che ho in mente la faccia di chi ha scritto questa frase, magari è anche più facile, dire vabbè, se magari riesco a farli fare una frase con tre predicati soli. Ho già ottenuto un grande successo, voi magari questo aspetto ovviamente non, non ce l'avete, però ecco eh, nel momento in cui presento l'attività sto mh, puntando l'attenzione su come la grammatica può essere uno strumento per correggere i testi e per migliorare nella didattica della scrittura. Poi ci sono anche altri aspetti che magari verranno trattati in un'altra occasione. Quindi andando avanti, eh, ecco, anche qua abbiamo visto, oh no, non l'ho ancora letta, scusate. Questa attività didattica mi è piaciuta molto perché anche grazie ad una lettera possiamo conoscere persone nuove che abitano in altri paesi, raccontandosi molte cose e anche sapendo che non le potrei conoscere dal vivo, comunque sia una bella cosa. Ora è ovvio che stiamo parlando di un'attività didattica che è stata spiegata prima, quindi questa, sì, eh, se poi volete vi racconto, era uno scambio di lettere fra alunni di una mia seconda e alunni di una seconda di una scuola dell'isola d'Elba. E quindi e avevano, insomma, si scambiavano le lettere, era più divertente per loro scrivere. Questa ragazzina all'inizio della terza ha detto che la cosa più bella che aveva fatto a scuola era quella lì, quindi per dare un contesto se serve. Anche qui, perché questa frase non funziona? Ci sono sempre i soliti è piaciuta possiamo conoscere abitano raccontandosi sapendo potrei conoscere sia sì, una bella cosa i soliti otto predicati tra l'altro io ho avuto veramente molta difficoltà a fare uno schema di analisi del periodo perché viene fuori una cosa di questo tipo del tutto inco ma non sono sicura di averla fatta bene perché veramente no, i legami logici non erano così chiari e anche qua si può applicare lo stesso metodo eh, separare, cioè non mettere più di tre o quattro predicati per frase. Eh, Questa attività didattica mi è piaciuta molto. Anche grazie ad una lettera possiamo conoscere persone nuove che abitano in altri paesi raccontandosi molte cose. E qui si toglie e si mette il punto, si toglie la E, anche sapendo che non le potrei conoscere dal vivo comunque sia una bella cosa. E io so anche in questo caso che non è perfetto, però è sempre più chiaro di quello che c'era prima. E quindi secondo me un piccolo primo piccolo obiettivo sarebbe stato raggiunto se loro fossero capaci di fare da soli questo lavoro. E insomma, devo dire che lavorando per sei mesi in questo modo arrivano alla fine della terza media, che magari hanno imparato a scrivere dei periodi brevi. Brevi e più difficili da sbagliare, quindi mi sembra un, insomma, un metodo che ha senso applicare. Ho sì? una domanda sulla tipologia di errori relativi ai predicati. Cioè, sì? non so, nella mia esperienza noto che è errore generico molto comune che mi preoccupa per quello che riguarda la capacità di gestire lo spazio-tempo di gestire visione, rappresentazione e trasmissione di quello che so è il fatto che loro cambino il tempo verbale, iniziano con il tempo presente, poi sono un po' di Mm. Eh, è frequente, però devo dire non così frequente come il problema di accumulo e di, di giustapposizione delle proposizioni. Quindi effettivamente mi sembra che sia una cosa un pochino meno grave del fatto che invece i loro periodi sono ingestibili. Nel momento in cui imparano a separare e a gestire meglio la dimensione del periodo, in automatico migliorano anche nell'utilizzo dei tempi verbali. La mancata gestione della scansione temporale, secondo lei sono due aspetti legati alla stessa rappresentazione o no? Questo mi interessa molto. Lo so, lo so, mi ricorda un punto di coscienza. Molto spesso cioè, manca la programmazione del testo, e quindi probabilmente sì, sono due aspetti dovuti entrambi al fatto che i testi non vengono tanto programmati. E questo è un pochino uno strumento di programmazione. Io intanto butto giù quello che ho in mente, poi utilizzo gli strumenti sintattici che ho per dare una forma migliore, una forma più chiara a quel, quel flusso di coscienza, va bene? a quei pensieri che ho scritto sul foglio, poi gli errori sono di tanti tipi, ora io mi sono, mh, ho cercato di fare attenzione soprattutto a questo tipo di problematiche, questo tipo di problemi. Eh, ora avrei pensato anche un'altra un piccola parte, non so se c'è tempo di andare avanti, eh, perché questa prima parte dell'intervento si, si intitolava nella mia mente a cosa serve la grammatica, poi ce n'è un'altra a cosa non serve la grammatica. E, no va bene è nata a giugno la riflessione su questo argomento non serve a fare bene l'esame in valsi ora non dobbiamo considerare che questo sia il nostro obiettivo però è una prova con cui i nostri studenti poi si devono confrontare e allora mh, ho avuto un po' questo moto di delusione perché l'anno scorso che per la prima volta avevo due classi che avevo seguito fin dalla prima che avevano l'esame di licenza media erano delle classi secondo me al di sopra della media per capacità per... per per vivacità degli studenti che le componevano eh, o comunque al di sopra della media delle classi che avevo avuto fino a quel momento secondo me avrebbero dovuto fare un grande invalsi di italiano e invece hanno fatto un invalsi nella media eh, e allora mi sono domandata perché non, non hanno fatto meglio secondo me meritavano di fare di meglio e, e intanto la prima riflessione è che probabilmente l'invalsi è una prova di competenza più che di conoscenza e questo me lo dice il fatto che i ragazzini pluriripetenti che arrivano alle sole dei 16 anni a fare l'esame di terza media senza aver mai aperto libro, si mettono al banco e fanno molto bene, fanno un invalsi più che dignitoso. Mentre le ragazzine studiose, diligenti, coccolate, accudite, seguite, che vivono nella camera con gli unicorni, eh, arrivano all'invalsi e, no, poverine, prendono 5 e poi escono dalla scuola media con un voto più basso di quello che, me, insomma, di quello che noi ci immaginavamo che meritassero. Per quale motivo? Eh, eh, ho provato un pochino a riflettere su cosa sono esercizi di conoscenza e esercizi di competenza. Partendo dalle grammatiche, questi in particolare sono tratti dalla Zordan, e ho preso il caso del, mm, del periodo ipotetico. Allora questo è di conoscenza, studio la regola, lo faccio, indica con una crocetta se i seguenti periodi ipotetici sono della realtà, della possibilità o dell'irrealtà. Io l'ho scritto tutto per farvi riflettere sulle frasi che parlano di un mondo che io alle mie figlie non voglio far conoscere. No, eh, davvero, cioè, se avessi 18 anni guiderei l'automobile, se desideri quell'anello te lo regalerò a Natale, se mi chiedessi un prestito glielo farei volentieri, se fossi milionario comprerei una Ferrari, se la vedi salutamela. Ora, un insegnante che è in classe deve leggere questa frase e poi si trova sempre in difficoltà perché almeno a Livorno l'accumulo di pronomi personali così sono sempre imbarazzanti. E, e io non posso credere che, no, cioè, che le, chi scrive gli esercizi non ci pensi, però va bene, lasciamo perdere. Comunque, al di là degli esempi, questo è un esercizio di conoscenza e va bene, è una prima fase, studio la regola e lo fa. Così è questo, eh, scrivi sul quaderno due periodi ipotetici della realtà, due della possibilità, due delle realtà. Ho fatto l'esercizio, ora applico la regola. Poi ci sono gli esercizi che io non do, perché non mi riesce, compresa i seguenti periodi ipotetici coniugando opportunamente i verbi in parentesi. Se tu fossi qui sarei molto felice, ma anche se tu fossi stato qui sarei molto felice. Se tu per quale motivo? Perché no? Eh, sarei felice ora se c'eri prima, ma è successa una cosa brutta, se non c'eri, se tu ci fossi stato sarei felice, ma non lo sono. Lo stesso l'altro, se giocasse bene, se giocassero bene, avrebbero vinto. Se avessero giocato, eh ma se in generale giocassero bene avrebbero vinto anche questa volta. Quindi veramente io non riesco a dire che la maggior parte delle, delle cose che scrivono secondo me va bene, dipende dal contesto. Questi sono esercizi che senza contesto non si possono fare, in genere non li do. Poi, eh, esercizi che io ho individuato come esercizi di competenza. Questo non è della grammatica, è uno dei, dei libri per esercitarsi sui testi invalsi. Eh, il problema poi assume una, par una particolare importanza anche per il nostro paese. Gli stranieri oggi cercano zone naturalisticamente intatte, parchi nazionali e riserve naturali. E solo organizzando e attrezzando i nostri parchi potremo cercare di ricondurre verso l'Italia quei flussi turistici che già oggi cercano territori meno degradati. L'esercizio è... Quali delle seguenti frasi ha lo stesso valore di organizzando e attrezzando i nostri parchi? Siamo di nuovo al periodo ipotetico, trasferì, trasformare una forma implicita in una esplicita. E io devo dire che per risolverlo ho pensato, questo è un periodo ipotetico della realtà, ci vuole il futuro, e l'ho fatto in questo modo. Eh? Perché la maggior parte degli studenti ci ha messo se organizzassimo, però ha sbagliato perché dopo c'è il futuro. Quindi questo è effettivamente un esercizio di competenza. Se io riesco a trovare una corrispondenza fra forme implicite e forme esplicite, comunque capisco meglio cosa voleva dire quel periodo, quindi può avere un senso. Eh, gli esercizi di competenza che troviamo negli invalsi però non sono neanche semplicemente di competenza linguistica, sono più di una competenza che definirei pragmatica. Per esempio, nelle coppie di parole che seguono, la, se che seguono, la seconda parola comincia sempre per B, questo è l'invalsi di giugno, la eh, C7 di grammatica, Indica quelle in cui B è un profisso che significa doppio. Poi dimensionale bidimensionale, stecca bistecca, colore bicolore, lancio bilancio, sogno bisogno, locale bilocale, anche bianca. Ora, il ragazzino pluriripetente che ha 16 anni va a fare questo test, si mette lì, mette due crocette e lo fa benissimo senza pensarci perché è un esercizio facile. Per me è un esercizio incomprensibile perché eh, io. Quello di matematica che so, mi vanto di essere un insegnante di lettere che sa benissimo la matematica, ma il doppio di due è quattro, non è 22. Il doppio di un colore, vabbè, saranno due colori. Il doppio di un locale non sono due locali, per me è un locale più grande. È un locale doppio nel linguaggio delle agenzie immobiliari, è un locale con due finestre, che se vuoi poi lo puoi dividere, però è un locale solo, non sono due. Quindi, eh, già a me questo mette in difficoltà e poi eh, lancio e bilancio ora, eh, bilancio rifletto, è un de verbale, viene da bilanciare bilanciare viene da bilancia io bilancia sono andata a vedere sul De Mauro ho fatto copia e incolla etimo bilancia, variante del latino tardo, bi, del tardo bilanx bilancia dei piatti composto di B e Lance e B l'ho cercato due volte, due, due volte doppio composto di due, e allora lancio e bilancio, B bi vuol dire doppio oppure no perché io mi sarei posta al problema e poi con un senso pragmatico avrei comunque detto non credo che l'invalsi volesse chiedermi questo. Però la ragazzina seguita, curata, coccolata, che studia sempre tutte le regole alla perfezione, magari qui la tentazione di mettere che bilancio viene da che due. Ce l'ha perché la bilancia ha due piatti, ci arriva anche da sola, da dove viene. E se la ragazzina mette la crocetta su bilancia, eh, in automatico ha sbagliato tutto l'esercizio. Eh, e quindi. Un pacco di punti in meno. Lo stesso per questo. Eh, la C6, quando l'ho letta, mi si è aperto il cuore. Perché io, lessicografa di formazione, ai miei studenti insegno sempre, ho fatto anche esempio l'anno scorso, come funziona la voce di vocabolario. Quindi, ah, questa la sanno fare. No. Leggi la voce che segue, tratta da un noto dizionario. A parte che... Strut a parte che io trovo irritante il fatto di dire che è un noto dizionario e non mettere qual è. Tra l'altro non è il De Mauro, non è lo Zingarelli, non è il Tommaso Bellini, non è il Sabatini Coletti. Quindi non so qual è. Sarà noto, ma non a me. Però a parte questo, che non li riguarda, non è neanche una definizione fatta particolarmente bene, perché mischia un sacco di informazioni. Ma i miei studenti, secondo me, dovevano fare bene. Perché l'hanno sbagliato quasi tutti? Perché poi la consegna è questa, utilizzando le informazioni che puoi ricavare dalla voce del dizionario oltre che le tue personali conoscenze grammaticali, indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. L'avete letto voi queste... Aspetta, eh, è un nome maschile che al plurale esce regolarmente in I, va bene, qui non c'era bisogno poi di, di leggere tanto la voce, però a me veramente ha colpito la seconda. Essendo un nome può essere seguito da un articolo. Io ammetto che nell'immediato avrei messo vero. Eh, leggendo al posto che seguito preceduto nella mia mente però dobbiamo anche immaginarsi un ragazzino di 14 anni che qui ha già la domanda C6 è il primo giorno di esame è in preda al panico e qui deve essere concentrato per realizzare che c'è scritto seguito e non eh, preceduto ma poi che senso ha questa frase perché io ho provato a parafrasare la definizione del dizionario lo struzzo un uccello appartenente all'ordine delle istruzioni formi è incapace di volare perché non ce lo posso mettere dietro? Eh, perché c'è essendo un nome, cioè, non è che il fatto che sia un nome mi permette che ci sia l'articolo dietro, eh, però insomma io vi dico che questa frase dove, qui si doveva mettere che era falso, eh, tanti miei alunni hanno messo che era vero, io non so se perché hanno letto preceduto invece che seguito o perché si sono immaginati che lo struzzo, un uccello, l'articolo ce lo posso mettere e quindi hanno detto no va bene, io metto chi è vero e anche qui... Mettono che questa è vera e perdono il punteggio su tutta la domanda. E allora, come facciamo noi a rendere i nostri studenti competenti non solo sul piano linguistico, ma sul piano pragmatico? Perché tutte queste obiezioni che ha fatto la mia testa di ex di persona che ha studiato linguistica, che fa attenzione a tutto quello che c'è scritto, che conosce le etimologie. E io poi, con buon senso, arrivo a dire che sono obiezioni che non hanno senso per questo tipo di prova, però non è detto: cioè, i miei studenti l'ho visto da come hanno fatto i compiti, non avevano ancora maturato questo tipo di competenza e di consapevolezza. Quindi io la grammatica che insegno io non arriva a dare questo tipo di competenza pra pragmatica nell'affrontare una prova di analisi linguistica sulle competenze linguistiche. Quindi concludo dandovi il mio indirizzo di posta elettronica. Se avete suggerimenti, questo è l'indirizzo a cui scriverli. E se ci sono delle domande, anche adesso. Ci sono domande o riflessioni? Sì, prego. Ripetere una parola, quello lo apprezzo particolarmente perché nulla di peggio della ripetizione mascherata per cui non si ripete il gatto e si fa scrivere questo animale, quindi ho apprezzato particolarmente. Sulla quinta di quelle frasi si può discutere che è un po' libera, eh? e mi ricorda certi passaggi a volte persino di didattico in modo di che si potrebbe discutere tutto, però trovo didatticamente utile abituare gli studenti all'ordine, quindi capisco l'esigenza didattica, ecco, a seconda dell'ordine di scuola la quinta la correggerei all'elementare, ma i miei ragazzi 16-17 anni la lascerei anche andare.

Nessun'altra, vedo che state andando via, allora vi, vi ringrazio, vi ricordo che il prossimo incontro sarà eh, il 14 febbraio, non qui ma come al solito nella sala azzurra al primo piano del palazzo della scuola normale. Grazie e ringrazio le nostre relatrici di oggi, grazie, arrivederci.